Bene, possiamo dare inizio. Intanto grazie a questo momento introduttivo che ci ha aperto a guardare, ad aprire il cuore anche verso l'alto, come dicevamo un po' ieri sera. Intanto vorrei fare un applauso al dottor Alberto Pellai, che è qui già tra noi. E mi permetto di dire che per noi è un privilegio veramente grande averlo tra noi, perché adesso leggeremo il suo curriculum, che dice poco, perché lui è molto altro, e siamo contenti che lui abbia accettato il nostro invito. Io ho avuto modo di ascoltarlo e con grande piacere nella città di Spoleto, quando lui è stato presente per un convegno rivolto agli educatori, a tutti gli insegnanti, docenti delle scuole della città di Spoleto, e poi ai genitori in serata. E, dottore, se facciamo un po' di spazio, sì, e soprattutto riusciamo a... Innanzitutto lo ringraziamo perché sappiamo i suoi mille e molteplici impegni. Noi siamo i primi dopo questa ripresa estiva, vero dottore? Quindi sono arrugginito. No, non credo. Bene, presento brevemente il dottor Pellai, anche se sicuramente avete già avuto modo di leggere qualche suo testo, di ascoltare qualche suo intervento, però è doveroso ed è un piacere poterlo presentare. Il dottor Pellai è medico della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano, è psicoterapeuta, conduce corsi di formazione per genitori e docenti,
si occupa di formazione e di ricerca di prevenzione dell'età evolutiva. Poi il dottore aggiunge qualcosa che dimentico. Però ci tengo a sottolineare una cosa, che nel 2004 ha ricevuto dal Ministero della Salute la medaglia d'argento al merito della sanità pubblica. E quindi ha una competenza e una conoscenza vasta. Noi siamo contente di averla tra noi e di poter ascoltare la sua competenza, ma anche la sua vasta esperienza. Grazie. Grazie. Qua, eccoci qua. Buongiorno a tutti e a tutte, e sono anch'io molto contento di essere con voi questa mattina. Sono davvero arrugginito, quindi, perché ho finito le vacanze 2 giorni fa e quindi sono... Portate pazienza, però ci trattiamo molto anche come gruppo di lavoro. Avremo un tempo significativo al termine della mattina per fare domande e risposte, ma la cosa ideale sarebbe anche che entrate proprio dentro voi alla lezione, alla mattina, quando c'è qualcosa che non vi torna, ci fermiamo, quella è la cosa più importante, ci fermiamo subito e diciamo: ma questa cosa vuol dire? Perché a me non ritorna, perché io la penso diversamente. Il pensiero divergente è quello che ci aiuta di più a costruire poi una mente adulta comune, che è la cosa che serve di più quando lavoriamo in ambito educativo, cioè la cosa che fa tantissimo bene ai bambini è sentire che gli adulti sanno fare bene gli adulti e quindi hanno una visione chiara e condivisa del loro essere bambini, perché quando l'adulto funziona bene, poi il bambino può arrabbiarsi, può protestare, ma spesso anche proprio gli piace l'idea, soprattutto quando i bambini sono piccoli, piace davvero l'idea al bambino di corrispondere a un'idea di lui bambino, di lei bambina, che l'adulto ha chiara dentro di sé, perché vuol dire che sta veramente facendo chiarezza anche nel mondo interno del bambino. Quindi tutte le cose che non vi ritornano, mentre le raccontiamo, noi ci fermiamo, le approfondiamo, le guardiamo insieme, e se poi avete magari cose specifiche, casi, racconti, narrazioni che si incrociano con quello che guarderemo insieme questa mattina, ci trattiamo proprio un po' come un gruppo di lavoro in supervisione, in condivisione, vediamo un po' che cosa riusciamo a fare in questa mattinata insieme. Il titolo è, secondo me, è già un titolo che ci dice intorno a che cosa lavoreremo, no? Sfide educative, sfide evolutive in un tempo complesso. Le sfide educative sono quelle che noi adulti, i genitori, gli educatori, i docenti, i maestri, le maestre, i professori alla scuola secondaria, sono quelle in cui noi ci mettiamo in relazione con chi sta crescendo e ne conosciamo i bisogni. Noi siamo quelli che conoscono i bisogni di chi sta crescendo, e i bisogni possono essere, no? In una scuola superiore sono anche molto disciplinari, cioè legati a una disciplina, ci sono obiettivi chiari e intorno a quegli obiettivi l'adulto deve mettere a disposizione una serie di competenze che l'adulto sa e il minore non sa. Quando lavoriamo invece con la prima infanzia, in età 0-6, i bisogni sono davvero profondamente bisogni relazionali e bisogni affettivi, cioè noi costruiamo le competenze del bambino e la mente del bambino attraverso l'occasione della relazione che il bambino vive con gli adulti di riferimento. Quindi l'adulto è un meraviglioso scultore della mente del bambino, e noi seguiremo un po' questa linea di lavoro questa mattina, cioè ci vedremo molto come persone che dentro alla relazione con il bambino ne sanno intuire i bisogni e quindi cercano di stare in relazione con lui
permettendo a quel bambino, se noi vinciamo bene le sfide educative, il bambino vince bene le sfide evolutive. Le sfide evolutive sono quei passaggi di crescita che il bambino deve fare e che non può fare da solo. Sarebbe facile, no, se un bambino ha già dentro la sua programmazione innata e si attiva da solo nel suo percorso di crescita, quindi fa tutto da sé. Quindi l'adulto potrebbe preparargli dei video o dei tutorial, come va di moda adesso, gli dice guarda il tutorial numero 22 e attivati. Ma con i bambini non funziona, per fortuna non funziona così, no? È talmente complesso il lavoro di crescita del bambino che può avvenire solo all'interno di una relazione. Però la cosa bellissima è proprio questo, cioè l'adulto è quello che ha dentro la procedura, la competenza, ha bene dentro il programma. Se l'adulto sa bene cosa deve succedere al bambino e glielo propone con una modalità competente, dentro al bambino quella cosa succede. E non per niente noi che lavoriamo con i bambini in età prescolare siamo spesso quelli che devono dire a un genitore: qualcosa qua non sta funzionando. Abbiamo talmente tanta esperienza di lavoro con i bambini che noi immediatamente ci accorgiamo quando un bambino non sta vincendo la sua sfida evolutiva, quando c'è qualcosa che non sta andando come dovrebbe andare. E magari il genitore non se n'è accorto perché per lui quello è il suo unico bambino. E magari non è dentro una rete con altri genitori, o magari non vuole vedere quello che sta succedendo. La terza variabile che c'è dentro al titolo è in un tempo complesso, perché un tempo più brutto di quello che abbiamo vissuto negli ultimi... Noi lavorando con bambini nella fascia 0-6 ci stiamo prendendo in questo momento proprio, direi, tutta la fatica di questo tempo, perché 2 anni e mezzo, 3 anni di vita faticosa come quella che abbiamo vissuto per un bambino che ha 4 anni sono il 75% della sua vita. E quindi molto di quello che è successo in questo tempo in realtà ha davvero interferito in modo negativo con le sfide evolutive e le sfide educative. Una ricerca interessantissima, per esempio, dice che non abbiamo mai visto così tanti bambini tra i 4 e i 6 anni con ritardi del linguaggio, con un deficit. E se guardate bene, perché è successa sta roba qua? Una combinazione incredibile di situazioni, perché da una parte la riduzione della socializzazione, il linguaggio ti serve a comunicare, se diminuisce la quantità di persone con cui devi comunicare, automaticamente quella è una funzione che attivi molto di meno. Poi il linguaggio è qualcosa che impari dentro all'esperienza. Se l'esperienza a cui vieni esposto è un'esperienza in cui ti viene chiesto di stare zitto, l'uso degli schermi ha aumentato tantissimo. Paradossalmente, guardate un po', un bambino che guarda programmi televisivi ascolta molte più parole di quelle che ascolta nella vita reale, cioè dovrebbe avere un linguaggio enormemente amplificato, però lo fa dentro un contesto che non è relazionale, è passivizzante. E quello che scopriamo è che quell'iperstimolazione verbale che gli arriva dalla TV in nessun modo attiva la competenza del bambino nell'apprendimento del linguaggio. Quindi vuol dire che noi già intuiamo, e questo è un tema enorme in questo momento, io ci sto lavorando da tanto tempo, ma mentre prima parlare di schermi, connessione, eccetera, era una cosa che facevamo tanto con i genitori dei preadolescenti, adesso bisogna davvero partire in età prescolare. Terzo elemento per cui, per esempio, il linguaggio, le competenze di linguaggio dei bambini sono ridotte, è la mascherina. Se voi coprite la bocca che parla, voi togliete tutto il dato visivo all'aspetto di quello che succede anche a noi. Siamo in coda all'ufficio postale,
ci parliamo attraverso le mascherine, ci dicono qualcosa, non ho capito. Ce lo ripetono, non ho capito. La persona si abbassa la mascherina, ce lo ridice, l'ho capito. Perché integriamo un dato in più dentro all'informazione. Esattamente la stessa che veniva comunicata prima, ma in più abbiamo il dato visivo. Il nostro cervello elabora le informazioni in tanti punti differenti. Mentre qualcuno ci parla, noi ascoltiamo, guardiamo, percepiamo, e sono aree diverse della corteccia cerebrale che si accendono insieme e che finiscono in un'esperienza unica, che però deriva dalla integrazione di tutte le differenti aree corticali che si sono attivate. Quindi il fatto che i bambini abbiano perso, no, molta della capacità di lettura delle labbra per apprendere le parole è molto importante. Resta poi il dato di fatto che in questo tempo complesso gli stessi adulti erano veramente tanto dispersi nelle loro vite personali, e quindi la qualità della relazione che l'adulto ha proposto al bambino può essere stata, apparentemente avrebbe in alcune situazioni è stata molto meglio, no? Stanno a casa, nucleo fortemente protettivo, molto più tempo per stare in relazione, ma se l'adulto mentre sta a casa è multitasking e deve fare milioni di altre cose tutte insieme, il bambino diventa come una pallina da flipper, no? Appoggiato di qua, spostato di là, e i bambini invece non hanno la capacità di rendersi flessibili nei loro bisogni primari alle richieste dell'adulto. Cioè, se un bambino ha un bisogno relazionale, alla fine può anche spegnerlo, ma spegnere quel bisogno relazionale non toglie dentro al bambino il bisogno che comunque si era acceso dentro di lui. Quindi resta qualcosa di non soddisfatto, resta qualcosa che nella mente del bambino, e questo lo vediamo velocemente poi con la teoria dell'attaccamento, fa percepire al bambino che probabilmente l'adulto non ce la fa. E quindi è un adulto che non gli può fornire la protezione e la sicurezza che gli serve. Dentro a questo tempo complesso abbiamo avuto il Covid, abbiamo avuto la guerra, e abbiamo avuto tantissime narrazioni che entrano nella vita dei bambini, per cui a volte la loro percezione del mondo fuori è quella del bosco di Hansel e Gretel, oppure del bosco di Pollicino. Cioè, la cosa che serve tantissimo ai bambini è sentire che il mondo è un luogo sicuro. E questo è proprio il passaggio iniziale. Non è che hanno bisogno di tante cose. Tra gli 0 e 3 hanno fondamentalmente bisogno di una relazione di attaccamento che li fa sentire sicuri. Tra i 3 e i 6 anni hanno bisogno, oltre che di relazioni di attaccamento che li fanno sentire sicuri, di relazioni con gli altri e di un ambiente in cui la giornata sia una continua scoperta di quello che devono. Montessori ci dice: il bambino è uno scienziato naturale, e il lavoro più grande dell'educatore è quello di costruirgli un ambiente che gli fornisca gli stimoli adeguati per poter rendere possibile l'apprendimento, per cui il bambino è già predisposto. Se l'ambiente che mi deve far imparare alla vita è un ambiente che minaccia, che io percepisco come una minaccia, ecco che voi entrate in un ambiente dove dovreste essere proprio a braccia aperte e state in una zona più difesa, no? Vi guardate intorno, percepite una sensazione di allerta o di allarme. Quindi il titolo che abbiamo scelto per questa mattina ha un po' dentro tutti questi aspetti, che sono da una parte in continuità con tutto quello che abbiamo sempre saputo e fatto con i bambini e le bambine. Dall'altra parte hanno dentro una novità, che è cosa è successo negli ultimi 3 anni alle vite di tutti, in particolare quindi alle vite dei bambini. E
sottolineando bene che tre anni di alterazione della normalità della vita per un bambino possono voler dire il 70%, cioè il suo tempo infinito. Se ha 4 anni, 3 anni sono quasi tutta la sua vita. Allora, alcuni concetti fondamentali che ci servono, che sono un po' da cornice per qualsiasi lavoro educativo e qualsiasi aspetto della relazione educativa che noi mettiamo a disposizione, in particolare proprio dei piccolini. Più un bambino è piccolo, più tutto questo è sfida educativa per noi, cioè questa è nostra responsabilità. Il primo concetto è il concetto di fase specificità. È il concetto in assoluto più maltrattato in questo momento nella storia. Noi, per essere bravi educatori, dobbiamo essere fase specifici. Vuol dire che dobbiamo dare ai bambini ciò di cui hanno bisogno in quel momento specifico, perché, come diceva Maria Montessori, quello è il tempo in cui loro possono prendere quello stimolo, incorporarlo nel loro percorso di crescita e di apprendimento e trasformarlo in una competenza. Ora, se io sbaglio a dargli lo stimolo, non è che il bambino si mette di lato e lo fa passare. Il bambino ne viene impattato. Un esempio enorme su cui ci confrontiamo spesso è quello relativo a che cosa i bambini scoprono intorno alla sessualità fin dall'età più precoce. Se io fornisco ai bambini immagini, parole, narrazioni che non sono fasi specifiche per i loro bisogni, il bambino non è che lascia andare e dimentica. Il bambino si trova dentro qualcosa e non sa che cosa farne, quindi userà quello stimolo probabilmente in maniera maldestra. Per noi educatore significa osservare delle cose che normalmente non vediamo a quell'età. Ecco la nostra competenza sulla fase specificità. Quando ci allarmiamo, quando ci allertiamo, scopriamo che un bambino è dentro a qualche cosa che non appartiene alla sua linea di sviluppo. Quindi vuol dire che qualcosa è arrivato in modo fase specifico. Ora, abbiamo usato un tema grosso, la sessualità, ma provate a prendere questa immagine. Se noi abbiamo una cucina, il gioco della cucina dentro alla scuola, non c'è un bambino che non gli piaccia quel gioco lì, meraviglioso. Quindi vuol dire che voi mettete quella roba lì dentro alla sua area giochi, i bambini arrivano e cominciano a trafficare per un tempo infinito. Vuol dire che quella cosa, e se io entro dentro al loro cervello, vedo che mentre stanno giocando c'è un fiorire di attivazione di reti neuronali. Ora, facciamo lo stesso gioco con un gioco elettronico. Mettiamo di fianco al gioco della cucina uno schermo con un gioco stile Cookie Mama a misura di bambini piccoli, e quello che scopriamo è che se ci avviciniamo un bambino che comincia a giocare a Cookie Mama sullo schermo elettronico, quel gioco lì continua a tenerlo ingaggiato nel gioco elettronico, e se gli dico vai a giocare con il gioco della cucina, quel bambino non ci vuole più andare. Allora, che cosa scopro? Che apparentemente il nuovo gioco, il gioco elettronico, è un gioco che sembra adeguato alla fase di sviluppo di quel bambino. Se io entro però dentro al suo cervello, quello che scoprirò è che i circuiti e le reti neuronali che vengono attivate dal gioco elettronico sono pochissimi e sono attivati in modo super intenso, e in modo particolare io scoprirò che sono attivati alcuni circuiti che sono dopaminergici, producono dopamina, che è il neuromediatore biochimico che sta alla base dei processi di dipendenza, mentre
la dopamina viene rilasciata anche con il gioco della cucina e del fornello, ma con modalità molto molto differenti, in quantità minore e soprattutto con una correlazione a tutta una tipologia di attivazione di reti neuronali che con il secondo gioco non si attivano. Se il giorno dopo ripropongo il fornello e Cookie Mama di fianco, il bambino immediatamente si direziona verso Cookie Mama. Allora, Cookie Mama sembra fase specifico, ma se noi siamo i modellatori della mente del bambino, quello che scopriamo è che questo secondo stimolo entra nella sua mente con una modalità molto più limitata e molto più stereotipata. In effetti non è fase specifico per il bambino. Se noi mettiamo insieme tutti i dati che ci fornisce la ricerca, quello che scopriamo è che la cosa migliore per far apprendere il bambino è sempre l'approccio esperienziale, multisensoriale e relazionale. Niente di tutto questo esiste dentro il suo gioco elettronico. La fase 0-6 anni è una fase in cui l'esperienza concreta del mondo è ciò che forma il bambino, e questo Piaget ce l'aveva raccontato benissimo. Dobbiamo assimilare e accomodare attraverso l'approccio sensomotorio. Quindi il mondo viene imparato perché è esplorato nel fuori, e mentre io lo esploro nel fuori, il mio cervello lo tira dentro, lo mette dentro. Togliere questo genere di esperienza ai bambini comporta, da una parte, se io abituo il bambino a fare tutto nel percorso dell'iperstimolazione, questo è il secondo concetto, cioè se io altero l'ambiente, e questo è quello che è successo, no? Poi anche ai bambini in tempo Covid, se noi chiudiamo i bambini dentro a spazi ristretti dove ci sono pochissimi stimoli, pensate che differenza, no? Tra l'ambiente scuola, infanzia o l'ambiente nido e l'appartamento magari di un bambino. Si entra in un appartamento di un bambino e magari non si trova neanche un libro per bambini lì dentro. Vuol dire che alcuni stimoli possono essere ipo, e il bambino è ipostimolato, e lo vediamo anche nell'impaccio motorio, psicomotorio di alcuni bambini, cioè l'acquisizione dello schema corporeo molto rallentato e le competenze molto ridotte in alcuni bambini. Che cosa c'è in quella cosa che noi osserviamo? Il fatto che il corpo, per imparare a diventare efficace nelle sue competenze, non le può imparare in teoria, le deve fare le cose. Impariamo facendo. E l'altro aspetto è che l'iperstimolazione invece produrrà uno squilibrio nell'area in cui viene iperstimolata. Se noi, e lo guarderemo un po' dentro al modello del cervello che ci danno le neuroscienze, se noi in un videogioco quello che impara il bambino è che ogni volta che tocca uno schermo succede qualcosa, quindi c'è uno stimolo dallo schermo e una reazione del bambino, oppure c'è uno stimolo del bambino e una reazione dello schermo, e tutto è istantaneo, non c'è un processo di elaborazione, cioè io faccio una cosa e quella cosa succede. Questa cosa qua toglie davvero il tempo della funzione autoregolativa ed elaborativa. Cioè quando noi parliamo di autoregolazione nel mondo interno del bambino, un bambino, questa è la conquista più grande con cui un bambino potrà andare alla scuola primaria, e questa è una cosa che è modellata, cesellata ogni giorno dentro al lavoro che fa la scuola dell'infanzia, no? Permettere al bambino di stare dentro alla vita senza avere la reazione istintiva, impulsiva, la prima cosa il primo agito automatico che gli viene, no? Elaborare, costruire un processo elaborativo per cui la sua risposta agli stimoli che riceve è una risposta elaborata, noi potremmo dire una risposta che è stata mentalizzata, che è in uno spazio alto del suo funzionamento mentale.
Questa è una cosa che non esiste assolutamente dentro alla virtualità. Nell'interazione con un videogioco, un bambino accelera tantissimo la velocità di risposta allo stimolo. Quindi qua dentro noi, dentro a questo concetto, siamo, come diceva Maria Montessori, selezionatori degli stimoli ambientali. Il nostro progetto e processo educativo passa tantissimo attraverso la nostra capacità di capire qual è lo stimolo adeguato che serve a quel bambino in quel momento per attivare l'apprendimento e la competenza che gli è specifica in quel momento. Allora, poi noi abbiamo il fatto che, lavorando con i bambini, e in questo voi siete gli specialisti assoluti, noi sappiamo qual è la modalità lineare di sviluppo, cioè maneggiando così tanto l'infanzia, tra gli zero, chi è al nido sotto i 3 anni o sotto i 2 anni, chi è alla scuola dell'infanzia tra i 3 e 6 anni, automaticamente noi sappiamo come funziona un bambino. Quindi fondamentalmente abbiamo che la linea dello sviluppo ci è chiara. Se un bambino ha 5 anni ha ancora il ciuccio in bocca o si fa la pipì o la cacca addosso, diciamo che quella è una modalità non lineare, no? Interagendo col genitore diremo questa cosa va valutata. Poi magari è un bambino che ha i suoi tempi, per cui può andare a fare la pipì addosso magari anche fino ai 6, 9, 10 anni perché ha una vulnerabilità fisiologica. Ma di base noi sappiamo che cosa dovrebbe succedere in quel momento specifico, e non per niente, no? Non gli insegniamo a leggere a 3 anni e non gli facciamo sentire un CD di hard rock a 6 anni. Anche se paradossalmente, ve lo dice uno che lavora con lo Zecchino d'Oro, oggi a 9 anni ascoltano molto più frequentemente il rap che le canzoni dello Zecchino d'Oro. Quindi quello che accade è che c'è un'alterazione non indifferente, no? Di cosa noi consideriamo modalità lineare. 20 anni fa, a 8 anni, uno ascoltava il CD dello Zecchino e si ascoltava, se si prendeva un CD di un cantautore del genitore, guardavamo e dicevamo ma che roba è? Cioè una cosa che non esiste, ed erano in realtà canzoni di alto profilo. Ok, altro aspetto è che in questo concetto di modalità lineare, non lineare di sviluppo, nella modalità non lineare, cioè nel fatto che la linea evolutiva in mezzo a tante oscillazioni ha comunque il suo andamento sempre, si chiama età evolutiva perché bisogna crescere. Noi abbiamo dei momenti che sono non lineari di crollo, e questo corrisponde a situazioni che potremmo definire ad impatto traumatico nella vita del bambino. Cioè il trauma è l'elemento disorganizzante che interrompe l'andamento lineare nella prospettiva evolutiva del bambino. Quindi questa è un'altra di quelle cose per cui alcune esperienze di vita non prevedibili, la vita accade, possono entrare nella vita di una famiglia e quindi nella vita di un bambino, e quindi noi possiamo improvvisamente accorgerci che quello sviluppo lineare risulta interrotto, no? E questa è quella situazione in cui spesso noi, per esempio educatori, diciamo genitori venite, perché cosa sta succedendo? E quando facciamo questa domanda, molte volte ci sentiamo raccontare che di là sta veramente succedendo qualcosa di grande. Che cosa è traumatico per un bambino? Fondamentalmente l'attacco alla sensazione di protezione e sicurezza dentro al suo contesto di vita. Quindi la separazione dei genitori, che è uno scardinatore fortissimo di tutta la sua, e su cui bisogna dire ai genitori c'è da lavorare bene. Una delle cose che succede a chi fa il mio mestiere è che arrivano genitori che si separano, no? Apparentemente con questa armonia infinita,
ci separiamo, ma non faremo soffrire il nostro bambino. La prima cosa da imparare è l'esatto contrario: ci separiamo e sappiamo che faremo soffrire il nostro bambino. Quindi il tema non è come non farlo soffrire, ma è come farlo soffrire bene, perché quella sofferenza lì non è evitabile. Il secondo aspetto è la malattia dentro la famiglia, e la malattia spesso entra nella vita dei bambini 0-6 con una modalità totalmente disfunzionale. Cioè la famiglia, per proteggere il bambino, immagina che la cosa migliore sia non dirgli niente. Intanto il bambino vede tutto, sente tutto, assorbe tutto, percepisce tutto. E quindi il tema grandissimo in questi casi, quando il bambino interrompe, no? ci fa vedere un'interruzione della sua linea di sviluppo, in realtà spesso è perché ci sono parole che non gli sono state dette. L'unico significatore dentro alla relazione che costruisce la possibilità di avere l'idea mentale, il bambino non è forte nel pensare le cose, però se gliele dici, intanto entrano nella sua mente parole che possono costruire un pensiero possibile. François Dolteau diceva: anche se ha 3 mesi o 6 mesi, qualsiasi cosa fa intorno al tuo neonato, tu digliela. Raccontagliela, stai sempre in relazione anche con l'aspetto verbale, perché anche se pensi che lui non capisce niente, il suo cervello sta imparando il linguaggio con cui tu gli fai le cose intorno, ma mentre gliele fai sul corpo, gliele stai scrivendo anche dentro la mente. Quindi la percezione di molti genitori è che non si fanno soffrire i bambini togliendoli dalla narrazione. È morto il nonno, e la narrazione è: il nonno è andato in vacanza. E quindi cosa fa il bambino dopo 3 giorni? Prende il cesto dei giocattoli e lo mette vicino alla porta, e da lì non si sposta più, comincia a giocare vicino alla porta. È chiaro che il bambino sa già, in un modo implicito, che il nonno non tornerà più. Ma mettersi vicino alla porta vuol dire che qualsiasi adulto responsabile deve trovare il modo di comunicarglielo. Il bambino ha il diritto a essere triste per la morte del nonno, come tutto il resto del mondo. Non è che se non glielo dico il bambino non soffre, il bambino sta già soffrendo perché sono giorni che non vede il nonno. Ora, in questa fase 03-06, noi mettiamo davvero tantissimo, è proprio un tempo dove costruiamo le fondamenta per la vita, per la salute, per il benessere, proprio un lavoro di costruzione delle fondamenta, e spesso noi non ci accorgiamo, no, di quanto importante è questo lavoro in età precoce, ma è un lavoro di importanza fondamentale, perché poi resta davvero con noi tutta la vita. Ogni fase dello sviluppo in età evolutiva in realtà ha la sua importanza, la sua traccia. Qua è dove i bambini imparano davvero a muoversi sicuri dentro la vita, e in questo senso il riferimento più importante è proprio il fatto che il bambino senta di stare dentro la relazione di attaccamento con gli adulti, in cui si sente accudito bene. E questa non è una sua responsabilità, questa è proprio una responsabilità del mondo adulto. Più i suoi bisogni di attaccamento, dice Bowlby, sono corrisposti da un'offerta di accudimento, nel modello si parla di caregiver, fornitore di cure, vuol dire che è la mamma, vuol dire che è il papà, vuol dire che sono i nonni, vuol dire che siamo noi educatori del nido, della scuola dell'infanzia. Tutte le figure adulte nella vita di un bambino lasciano una traccia forte rispetto alla costruzione di sicurezza. E questo, chi ha letto il lavoro di Alice Miller, lei dice: ci sono bambini che nascono, vivono e crescono in condizioni disperanti. Quindi uno dice: sono programmati per il fallimento. Poi improvvisamente la loro vita
a un certo punto fiorisce, germoglia, cambio di direzione, e lei dice, parlando con questi bambini, ci si accorge che spesso fanno riferimento a quello che lei chiama l'adulto soccorrevole. Un adulto è entrato nella loro vita, che ha fatto delle cose che loro in quel momento non realizzavano neanche quanto importanti fossero, ma a distanza di anni, se devono ripensare a che cosa ha permesso a loro di fare il salto di qualità, quello è stato il momento in cui, nella devastazione più totale, hanno trovato l'adulto soccorrevole. Direi che anche in termini evangelici, no, questa roba qua è bellissima, cioè pensare che il raccolto non necessariamente avviene in questo stesso momento. Qua dentro c'è una buona responsabilità educativa, ecco, che non ci deve travolgere, ma io in generale, quando lavoro con un bambino o con una bambina, sono quell'adulto, sono quell'occasione. Sarà la vita, sarà il bambino, saranno tante cose poi a decidere che cosa sarà di lui o di lei, ma questo è il mio pezzetto. La psicologia dice che quando noi generiamo bene, lavoriamo bene nel percorso educativo, quello che le persone conquistano, cioè quello che noi metteremo dentro alla vita, e questo è tutto il lavoro dell'età evolutiva, è un locus of control interno. Il locus of control interno, e qua ci spostiamo un po' in una prospettiva più psicologica, è che io so stare al volante della mia vita e non ho bisogno che da fuori tutto mi venga indicato e fornito. Se voi pensate al concetto di autoregolazione emotiva, che per noi è uno degli obiettivi fondamentali nel lavoro con i bambini, pensate che risorsa enorme è per la vita di un bambino conquistare l'autoregolazione nel primo tempo della sua vita. E quello è davvero il lavoro di cesello e scalpello che fanno gli educatori, lo fanno i genitori, lo facciamo noi tantissimo all'interno del nostro progetto educativo, e guardate quanta invece poi dispersione c'è nel bambino che non conquista questo luogo di controllo interno. Ah, è costantemente un bambino che deve essere eteroguidato, contenuto, controllato, monitorato dall'esterno, perché quella roba lì non è stata costruita dentro. Riflettiamo anche sul fatto che negli ultimi 5-10 anni le diagnosi di ADHD si sono moltiplicate di 7-10 volte, e dovremmo riflettere: o c'è in giro un virus che provoca ADHD e quindi noi non ci siamo accorti che questa roba qua è di origine microbiologica, infettiva, oppure c'è davvero un contesto di vita che non ha dentro l'ABC dei principi educativi che servono in età prescolare. Quindi è come se nell'iperattività ci sia un messaggio potentissimo che ci dice che le competenze autoregolative che il bambino non può darsi da solo non vengono modellate bene dal mondo in cui il bambino viene fatto crescere. C'è qualcosa che toglie la dimensione dell'equilibrio e la possibilità e la capacità per il bambino di costruirsi il suo luogo di controllo interno. Ora, riprendendo le cose che ci ha detto Bowlby con la teoria dell'attaccamento, queste sono le cose fondamentali che devono accadere e in generale ci servono per tutto il tempo della nostra vita. Ma mentre noi da adulti queste cose riusciamo a darcele, a volte anche da soli, ad andarcele a prendere se non siamo capaci di darcele da soli, possiamo addirittura andare dallo psicoterapeuta e dire: io non sono capace di fare sta roba qua, mi aiuti lei. Quando sei bambino, questo devono farlo gli adulti per te. Se non lo sanno fare gli adulti per te, questi bisogni che sono innati, sono primari, sono proprio i bisogni di attaccamento, no?
quando si attiva un bisogno in quest'area, si genera un disagio che il bambino non sa gestire da solo, per cui necessita della risposta e dell'accudimento. Quali sono i bisogni che, dice Bowlby, sono alla base dell'attaccamento? Nutrimento sul piano fisico ed emotivo. Rassicurazione se spaventato. La paura in assoluto è una... compare potentissima fra i 3 e i 6 anni. Il bambino la esprime: paura del buio, paura del temporale, paura dei fantasmi, e non è una cosa che il bambino può affrontare da solo. La riuscirà a gestire, questa che è una delle 6 emozioni primarie, solo se c'è un adulto a fianco. E guardate, ho paura che c'è un fantasma nella camera, dice il bambino, ma va là, i fantasmi non esistono. Non è una risposta che fa bene al bambino, è una risposta che non tocca in nessun modo quello che sta sentendo. Come se io, volando ieri per venire a Roma, di fianco a me una persona che mi dice: ho paura di volare, io la guardo e gli dico: lei è un idiota, perché volare è il modo più sicuro di viaggiare. Che cosa succede a questa persona quando ha paura? Che sente la paura, in più, avendo me di fianco, si sente pure sbagliata. Quindi quel genere di risposte, no, che sono tipiche di un funzionamento adulto, non funzionano con i bambini. I bambini, dentro all'attaccamento, al far funzionare l'attaccamento, c'è il concetto di sintonizzati con il mio stato emotivo. Senti quello che sto sentendo io. Oh mamma mia, hai paura che c'è un fantasma sotto il letto? Andiamo a guardare... e guardiamo insieme se c'è. Mi sdraio nel tuo letto per 5 minuti insieme a te. Se c'è il fantasma, lo vediamo. I fantasmi non si vedono in realtà, quindi non li vedremo mai. Ma che cosa serve al bambino sentire? Che io provo a sentire quello che sente lui. Lo stiamo sentendo insieme. Ah, ok, allora ce la posso fare. Se io ho un paziente che ha paura di volare, il primo consiglio è dirgli, quando sale sull'aereo, dica all'assistente di volo che ha paura di volare. La prima cosa, l'assistente di volo durante il volo continuerà a guardarlo negli occhi in modo rassicurante, perché questo è il mandato che hanno loro, la procedura che hanno loro. Quindi se tu mi stai guardando tranquilla, io posso stare tranquillo perché tu lo sei. Non c'è niente di cognitivo in questa roba qua. Conforto se triste. La tristezza è l'emozione della perdita. Noi entriamo dentro alla tristezza ogni volta che perdiamo qualcosa. In questo momento il massimo della tristezza per un preadolescente è perdere il suo cellulare. C'ha dentro tutta la sua vita. Proprio è la disperazione più assoluta, ma in generale noi abbiamo la tristezza, perché dovremmo immaginare, allora poi lo guarderemo, noi abbiamo 6 emozioni che si chiamano primarie, che sono tristezza, rabbia, paura, disgusto, sorpresa e gioia. Proviamo a dirci, ma le 6 emozioni primarie sono 6 emozioni che non si possono non sentire. Quindi vuol dire che quando c'è nella vita qualcosa che le evoca, questa emozione qua si accende in automatico. E ci dovremmo domandare, ma perché abbiamo nelle 6 emozioni primarie più emozioni che ci fanno stare male di emozioni che ci fanno stare bene? Il progetto sul nostro vivere emotivo è un progetto sadico. Qualcuno ha immaginato che noi è meglio che soffriamo invece che stiamo bene? Il concetto è completamente diverso. Dentro alle emozioni primarie che ci fanno stare male, c'è un messaggio che si attiva, che ci spinge a fare le cose che ci permettono di sopravvivere meglio.
Il che vuol dire che la tristezza viene sentita quando noi perdiamo la vicinanza protettiva di una persona che ci fa stare bene. Se quella persona che ci fa stare bene si allontana, io divento triste e la mia tristezza sarà un modo per provare qualsiasi strategia per rimanere vicino alla persona che mi lascia solo e mi fa diventare triste. Questa è la roba più potente nei bambini nel processo di separazione, perché fate tutto l'ambientamento e l'accoglienza nel tempo di ingresso alla scuola dell'infanzia, perché il bambino deve attraversare la tristezza della separazione che c'è. Se non l'ha mai fatta prima, quella è davvero, no? Una roba grandissima per lui. C'è un libro che stanno usando tantissimo nell'ambientamento, che abbiamo scritto e disegnato benissimo, che si chiama Io gomitolo, tu filo. Ed è la mamma che nasce gomitolo, la mamma che è un gomitolo, e il bambino che nasce dentro al gomitolo come un filo. E tutta la storia è che il filo si srotola progressivamente, quindi il filo rimane sempre attaccato al gomitolo, attaccamento, ma sempre più che si distanzia dal posto in cui è la mamma. Poi un giorno arrivano in un posto di natura bellissimo e quel filo serve a far volare un aquilone. E improvvisamente l'aquilone si stacca dal gomitolo. E la mamma vede l'aquilone che sta andando, radici e ali, no? Dentro a questa roba qua. E questa cosa qua, effettivamente, permette nella lettura tra mamma e bambino di sentire che tu rimani attaccato a me per un tantissimo tempo, ma che il fine del nostro attaccamento è poi farti sentire protetto e sicuro di diventare l'aquilone di te stesso, non un pezzo del mio gomitolo. Avere la certezza di essere il benvenuto. Questo è tutto quel lavoro e qua, scusate, ecco un piccolo lavoro che facciamo spesso con i genitori e che è proprio tanto importante, è che se io genitore porto il bambino alla scuola dell'infanzia nelle lacrime quando lo lascio lì, c'hai voglia di dargli il benvenuto, no? Quando... E aiutare, che cosa ci sta dicendo il genitore che lo deve baciare? C'è una storia che abbiamo chiamato una calamita di mamma, in cui il primo giorno di scuola dell'orsetto Pallotto è fatto che l'orsetto Pallotto esce di casa e sente il suo cuore che batte forte, che è una cosa che deve succedere, emozionatissimo, perché sta entrando in un nuovo mondo, ma improvvisamente... non riesce più a sentire il rumore del suo cuore perché il battito del cuore della mamma è molto più forte del suo e comincia a sentire il battito del cuore della mamma. Quando arrivano lì a scuola, poi la mamma non gli dà un bacio, gliene dà 100. E quando lo deve buttare, no? Proprio un buttare, e si stacca da lui, l'ultimo bacio è come lo stappo del tappo della bottiglia. I bambini, quando si sentono raccontare questa storia, ridono davvero tanto. Vedono tante piccole cose che non riguardano loro, riguardano la fatica dell'adulto. Nella storia Pallotto, dopo un'ora che è a scuola, però ha un mal di pancia terribile e deve ritornare a casa. Cosa sta facendo? Nel modello dell'attaccamento sta andando a guardare se la sua mamma è sopravvissuta. Lui non lo sa che sta facendo quell'operazione, non è un piano consapevole, però il suo corpo lo riporta esattamente nel punto di maggiore fragilità e vulnerabilità, che non è la sua incapacità di stare in quel posto lì, ma è l'incapacità della mamma. Infatti faranno varie cose e poi improvvisamente un professore che sa tutto degli orsi col mal di pancia li mette in un... dice... per vincere il mal di pancia di Pallotto, lo mettiamo per una notte intera in un bosco dove questa cosa viene curata e passa. E Pallotto, effettivamente succedono tante cose e lui ne viene fuori e non ha più il mal di pancia. Tutto risolto? No, il professore dice adesso che l'ha fatto Pallotto lo deve fare anche la sua mamma, questa operazione. La mamma va una notte anche lei nel bosco degli orsi col mal di pancia
e scopre che a lei al mattino non è passato. Allora il professore dice, Pallotto va qualche giorno a casa del suo cuginetto e sta da lui, e la mamma invece cura meglio il suo mal di pancia. Qua dentro, quando le mamme poi ogni tanto mi scrivono che hanno letto questa cosa, dicono ho capito. E qua, se guardate, c'è tutta quell'area, no, di autoregolazione del proprio stato emotivo, che se non è funzionale e funzionante nell'adulto, fatica tanto ad esserlo, ed è tutto quel lavoro supplettivo che fate voi a volte con alcuni bambini nell'accoglienza, soprattutto nel primo tempo. Il bambino non può sentire che sta entrando in una relazione sicura e in un luogo sicuro se il genitore non glielo fa sentire, ma per farglielo sentire il genitore deve sentirlo prima di tutto dentro di sé. A questo proposito, guardiamo chi ha già, l'avete già visto, tu quanti l'hanno già visto? Perché se l'avete già visto, bello, bellissimo. Chi non l'ha visto, ecco, proviamo a vedere quanti non l'hanno visto. Lo riguardiamo allora, perché allora qua devo mettere dentro invece il cavo audio. No, ci sono. Questo è molto bello da guardare sia con i genitori. Vediamo, perché all'inizio è proprio solo il rumore delle onde che si sente. Questo è davvero un cartone che in 5 minuti racconta l'educazione, l'età e la crescita, e è davvero molto bello anche da guardare sia con i bambini che con i genitori. E fondamentalmente in 5 minuti racconta molte delle cose che abbiamo detto in teoria. Proviamo a guardare gli aspetti principali. Intanto l'obiettivo dentro a questi 5 minuti nella mente dell'adulto è permettere al bambino di muoversi dalla zona della dipendenza alla zona dell'autonomia. Quindi da locus of control esterno, ti porto io da mangiare, a locus of control interno, diventi capace tu di fare questa cosa. Seconda diade di aspetti è che per il genitore permettere questo processo comporta capire qual è l'equilibrio da costruire nella vita del proprio bambino tra protezione ed esplorazione. Se noi teniamo il bambino sempre nella comfort zone protetto e gestiamo noi tutte le operazioni che servono al bambino per la sua crescita e la sua sopravvivenza, il bambino le vede garantite ma non le fa e quindi non le impara. Terzo aspetto che vediamo qua dentro è qual è la capacità che il genitore ha di tollerare la frustrazione o la fatica che il bambino deve attraversare per conquistare un salto di crescita. Allora, primo aspetto, da dipendenza ad autonomia, vuol dire che nella mente dell'adulto l'obiettivo è lo faccio crescere. E non necessariamente questo è un imperativo nella mente di alcuni. Tenere un bambino piccolo permette a me di mantenere un ruolo costantemente attivo, funzionale, funzionante. Se io mi sono sentito poco rappresentato, poco visto, poco valutato, poco amato, mi faccio amare tantissimo dal mio bambino con la mia strategia, che è lo rendo dipendente da me. Quindi lui avrà sempre bisogno di me, io ci sarò sempre per lui. Quell'io ci sarò sempre per lui vuol dire spesso che io faccio le cose al posto suo. Così lui le avrà sempre bisogno di avere me vicino.
Secondo elemento è che io posso avere, vedere nelle zone in cui il bambino soffre, sentire una sofferenza esagerata rispetto alla sofferenza che il bambino sperimenta. Dottore, io glielo dico di spegnere la TV, ma lui non ci riesce. Dottore, io glielo dico che mi deve ridare lo smartphone, ma poi si arrabbia. Allora, dentro questo ma poi c'è che effettivamente il bambino reagisce a una dimensione che per lui è frustrante. E in quella reazione il genitore sente un dolore che ritiene insopportabile, intollerabile. Guardare questo cartone con i genitori a volte fa dire, una delle domande chiave è: ma secondo te quando arriva l'onda che lo impatta così forte, che cosa pensi? No, c'era lì il genitore ma non ha fatto niente. Quello è un genitore veramente cattivo, che non ha protetto il suo bambino. Allora, se noi guardiamo come vanno le cose, noi scopriamo che quel genitore ha fatto questa operazione. Ha detto al bambino: mettiti in salvo dalle onde. Quando arrivava l'onda gli ha detto: scappiamo che arriva l'onda, ed è scappato con lui. Il bambino, molto maldestro, in realtà trova poi il mucchietto di schiuma con cui giocare e si perde lì. Allora il genitore può fare due cose: va e lo salva, oppure va e lo lascia lì e dice: imparerà qualcosa dall'esperienza dell'impatto con l'onda. Ciò che è fondamentale è che il genitore sappia valutare se l'impatto con l'onda è mortifero oppure no. Cioè, se arriva l'onda e spacca il bambino e noi dobbiamo portarlo al pronto soccorso, il genitore ha sbagliato tutto, chiaramente. Ma se arriva l'onda e quello che succede è che il bambino torna tutto sgarruppato nella zona di protezione, dice: uffa, uffa, ai ai, guarda, cosa dirà poi? Mamma cattiva, papà cattivo, sei genitore peggiore. Questo lo dicono bene in preadolescenza, no? I bambini piccoli picchiano la mamma e il papà, mentre i preadolescenti dicono: sei la peggiore mamma del mondo, sei il papà più schifoso del mondo, siamo la famiglia più schifosa, magari fossi nata nella famiglia dei miei amici. Ok, usa un altro strumento. E che cosa deve fare il genitore mentre succede questa roba? Sentire che il bambino è arrabbiato e che la rabbia è l'emozione più esplosiva con cui io trasformo te in mio nemico, e questa è una cosa che i figli devono fare. Ma io so che non sono il tuo nemico, sono il tuo genitore, sono il tuo adulto, e ci sono delle cose che solo io posso far accadere nella tua vita, perché i tuoi migliori amici non te le faranno accadere mai. Il salto di crescita non può avvenire mai a costo zero. Comporta sempre un dispendio energetico, una fatica, un impegno, la tolleranza alla frustrazione. Tutte competenze scritte nella zona alta del nostro funzionamento mentale. Quindi è proprio quella cosa che permette progressivamente al bambino di tenersi in mano con la sua vita e nelle sue competenze, e quindi di conquistare il suo locus of control interno. Se ogni volta intervengo io permetterò al bambino di funzionare attraverso un locus of control esterno. Ora è chiaro che il bambino di un mese, due mesi, tre mesi è tutto locus of control esterno. La mamma di Diana, che parte per sei giorni e la lascia lì, ha come la percezione che la bambina possa a 18 mesi gestirsi la sua vita, no? Fa un errore clamoroso, poi per tanti motivi diversi, ma è chiaro, no? Che lì vediamo un adulto che non ha nessuna percezione, non di cosa serve un bambino, ma di che cosa serve un adulto nella vita di un bambino. Nel caso di Piper, la sfida evolutiva, che impara a procacciarti il cibo da solo,
viene affrontata dall'adulto in vari modi, intanto proponendola e nel primo passaggio facendola insieme. Due, insegnando al bambino che si impara probabilmente anche dagli errori. Questa è una delle cose più faticose per noi genitori di oggi, permettere ai nostri bambini di sbagliare, fallire, non essere lì al proprio sul podio, al primo posto. Riflettevo al tempo del Covid nelle scuole primarie e secondarie, il genitore nascosto dietro al computer a dare le risposte. Se noi guardiamo, cioè, che cosa succede a quel bambino lì? Esattamente il genitore che ti riempie il becco sempre, così tu non imparerai mai. Cosa impara quel, fondamentalmente, quando il bambino poi prende 10 in quel compito, è l'equivalente di un campione che prende la medaglia d'oro col doping. Non riuscirà mai a dire a se stesso: sono stato veramente io. Perché senza il doping forse non ce l'avrei mai fatta. La sfida in realtà magari è rimanere sesti o settimi, ma sentire pienamente il valore di quel sesto o settimo posto. E l'altro grande vantaggio in termini educativi è che se io prendo 7 da me, c'è ancora uno spazio di evoluzione e di miglioramento che davvero è conquistabile. Cioè il quesito a quel punto diventa: ma la prossima volta come faccio a prendere 7,5? A migliorare un po'? Dov'è la mia zona evolutiva dentro a questo traguardo? E chiaramente quando un genitore dice quella mamma è stata, quel genitore è stato cattivo perché gli ha fatto arrivare l'impatto dell'onda addosso, noi dobbiamo far vedere, riflettere il genitore sul fatto che l'esperienza di aver subito l'impatto con l'onda comporta che Piper torni nella zona di protezione molto arrabbiato, non può sbattere la porta, dire... lui si nasconde dietro alle canne di bambù. L'adulto lo riporta fuori e gli dice: Piper, ma tu ce la puoi fare, dai, dai. Se non abbiamo il parlato, no? Ma se ci dovessimo inventare, gli dice: povero Piper, che brutta quell'onda, ma vedrai che se ci riprovi ce la fai. Stai attento la prossima volta che esce, che c'è l'onda, no? E Piper cosa fa di rimando? Rifà un attacco forte alla sicurezza del genitore, perché se ci fosse un parlato probabilmente gli dice: io da qua non mi muovo più, tu mi devi portare da mangiare perché sei stata brutta e cattiva, guarda cosa mi è successo, e se non mi porti da mangiare io morirò di fame. Allora quello che fa l'adulto in questo caso è che dice: se noi immaginiamo il parlato, ma va là, vai. Cioè, la roba perfetta di questo adulto è che sta tranquillissimo sempre e gli dice probabilmente: ma va là, Piper, vedrai che ce la fai, io vado là e ti aspetto. E Piper dice: mi farai morire di fame, no? L'ultima, poi rimane lì. E a un certo punto il regista ci fa vedere che a Piper gli borbotta lo stomaco, ha una fame tremenda, siamo al bivio, quindi deve decidere: muoio di fame o vado fuori a prendere da mangiare. E quello che scopriamo è che questo adulto funziona davvero bene, perché è come se avesse dentro di sé la sicurezza. Quando gli dice: ma va là Piper che ce la fai, è perché sente che Piper davvero ce la può fare, sta facendo la cosa giusta al momento giusto, non ha sbagliato i tempi. E fategli osservare allora a questo punto bene cosa succede a Piper. Sente borbottare lo stomaco, si deve dire: muoio di fame o vado a cercarmene? No, vado a cercarmene. Va a cercarsene probabilmente perché ha dentro il messaggio forte dell'adulto che gli ha detto: ma tu ce la fai. E l'adulto gliel'ha detto non per finta, ma per davvero, mica lo lasciamo lì a morire di fame, no? E a quel punto, quando lui sta per uscire, il regista ci fa vedere che lui dalla distanza comincia a guardare il movimento delle onde,
cosa che non aveva fatto la prima volta. Arriva là dove c'è la conchiglietta, ma siccome arriva l'onda si ritrae. Questa è la strategia che lui aveva imparato nella prima uscita e adesso la sa applicare. Poi però arriva il paguro e il paguro ha una strategia completamente diversa per gestire l'impatto dell'onda. E quando arriva una nuova onda, ecco che lui è lì, e questa è l'educazione tra pari. È quella roba pazzesca che al nido vedete succedere all'infinito. Cioè entrano tutti i dipendenti e in un tempo velocissimo conquistano delle autonomie che probabilmente, stando solo, no, nella zona di protezione, non ha... Ma poi la vedete tantissimo alla scuola dell'infanzia. Una conversazione tipica dei primi 3 mesi alla scuola dell'infanzia, e arriva l'adulto e dice: ha mangiato il bambino? Sì, tutto. Non è possibile, a casa non mi mangia niente. Il bambino cannibale, no? E che cosa è successo lì dentro? È successo che dentro a quel contesto la relazione tra pari annulla tutte le altre variabili che entrano nel piatto quando è dentro alla relazione con la figura di attaccamento. Quindi quello che noi scopriamo è che Piper conquista la competenza, e a quel punto il regista ci fa vedere 2 cose bellissime. La prima è che conquista una competenza e finisce sott'acqua, un mondo nuovo. Apre gli occhi e scopre la meraviglia. E questa è proprio l'emozione legata all'apprendimento. Noi saremo tanto più efficaci quanto più permetteremo ai bambini di scoprire l'emozione della sorpresa. La sorpresa è il contrario della paura, eh? È esattamente, sono 2 emozioni primarie che sono 2 lati della stessa medaglia. Di fronte a me c'è un ignoto, io non lo conosco, lo temo e mi spaventa, paura, mi attrae e lo voglio scoprire, sorpresa. Quindi la voglia di scoprire nell'apprendimento è stimolata dall'attivazione dell'emozione della sorpresa. La zona di ritiro, paura, autolimitazione sta dentro al territorio della paura. L'educatore, se è base sicura, Bowlby dice, per produrre attaccamento sicuro tu adulto devi essere base sicura, e in effetti il bambino o la bambina ti seguono dappertutto. Quando ti sentono base sicura, sono molto stabili, vanno in qualsiasi territorio e lì scoprono, no? Il pezzo che l'adulto gli mette a disposizione. Quindi il regista ci fa vedere prima che questa è la procedura per apprendere, per imparare, per mettere nuove competenze. La seconda cosa che ci fa vedere, ecco le 2 emozioni primarie positive, sono sorpresa e gioia. Quando Piper esce dall'acqua e fa il ballo della felicità, è proprio un ballo di gioia. Se noi dovessimo immaginarci un parlato mentre sta ballando, che cosa urla? Quali sono le parole che direbbe? Ce l'ho fatta, che bello, sono capace, sono bravo, che è esattamente quello che noi vogliamo produrre, no? Nella relazione educativa, non grazie perché mi fai le cose, ma grazie perché mi rendi capace di, io divento capace di. Quindi quello che Piper tocca con mano è quella dimensione che la psicologia chiama autoefficacia, e che si traduce poi nel costruire un locus of control interno. Attenzione che uno dei rischi è che il genitore che non calcola bene il rischio a cui viene esposto il bambino, quindi magari quel bambino è ancora troppo piccolo e l'onda lo fa fuori, genera nel bambino un'insicurezza fortissima, per cui o il bambino, poiché si fa male, sta sempre al riparo di tutto, o l'esatto contrario, il bambino che non percepisce un limite perché nessuno...
le fa tutte, e costantemente ha bisogno di qualcuno che che lo aiuti a capire qual è l'onda affrontabile, qual è l'onda che non lo è. Quindi quello che ci fa vedere il regista è che dopo che Piper ha scoperto la sorpresa, ha scoperto la felicità, ha cominciato a mangiare da solo, è diventato così bravo che porta da mangiare agli altri col conchiglione, e questo vuol dire che lo abbiamo fatto veramente diventare grande, perché si può occupare anche degli altri. L'ultima cosa che però il regista ci fa vedere è che Piper torna dall'adulto, va lì, ed è lo stesso adulto a cui gli aveva detto sei il peggior adulto del mondo, e invece gli dice grazie, no? Gli fa capire che grazie a te è successa tutta sta roba qua. Ma non è solo che ci fa vedere le cose hanno funzionato, no? La gratitudine, ci fa vedere il regista che l'adulto non ha mai mollato la zona educativa, era sempre nel campo d'azione del bambino, ma riusciva a stare anche in territori dove noi non lo vedevamo, ma lui era lì. Quindi vuol dire che l'adulto, e questo è il lavoro su vicinanza e distanza, il gioco del gomitolo con l'aquilone che poi va, cioè se tu costruisci buone radici, poi quello che dovrai fare è vedere il bambino che si allontana, radici e ali. E questo è uno dei motivi per cui dentro a Piper effettivamente abbiamo, no, tutta una serie di indicazioni che ci... Allora andiamo avanti e proviamo un po' adesso a guardare tutti questi processi che noi abbiamo osservato rispetto a un approccio più pedagogico, no? Abbiamo fondamentalmente parlato di relazione educativa e di aspetti legati alla pedagogia. Guardiamoli adesso in una prospettiva più psicologica, cioè come questi processi vengono scritti dentro alla nostra mente. E la cosa bellissima di lavorare in questo ambito negli ultimi 20 anni è che sono arrivate le neuroscienze. Le neuroscienze ci hanno permesso di guardare dentro al cervello dei bambini, delle bambine, anche di quelli di noi adulti. Quando mi sono laureato io in medicina, era il pleistocene praticamente, no? Ero preistorico, e l'unico modo di studiare il cervello era sul cadavere. Quindi si doveva aspettare che una persona morisse e poi si guardava dentro al suo cranio come era fatto il suo cervello. O l'unico altro modo era mettere degli elettrodi, l'elettroencefalogramma, e registrare l'attività elettrica dal di fuori. Non c'era una visione dall'interno del cervello in azione, del cervello in funzione. Arriva il neuroimaging e noi possiamo guardare il cervello che agisce, che si attiva, che si trasforma in età evolutiva. E quindi quello che scopriamo è che molti dei principi pedagogici raccontati osservando i bambini hanno in realtà poi molte conferme anche sulla modalità con cui le neuroscienze ci raccontano il cervello. Direi che il modello che ci serve di più, quello che io utilizzo tanto, è quello che si chiama cervello trino o triuno di MacLean, che dice che il nostro cervello è organizzato nell'evoluzione, quindi nel passaggio di decine di migliaia e migliaia di anni. Noi esseri umani siamo arrivati a costruire un cervello che è organizzato su un funzionamento a 3 piani. Siamo gli unici che hanno un cervello che è come una casa a 3 piani. Le altre specie viventi hanno un cervello con un piano solo, piano terra, oppure con 2 piani. Ma noi esseri umani siamo gli unici che hanno un cervello a 3 piani. Ogni piano è specializzato in una sua competenza specifica. Il piano terra è la zona più bassa del nostro sistema nervoso centrale ed è quella zona del cervello che si occupa della sopravvivenza. Quindi fondamentalmente è
quella cabina di regia che noi abbiamo nella zona cervelletto e tronco cerebrale, dove ci sono tutte le centraline neuronali per la sopravvivenza, che si attivano nel momento in cui io ho la percezione che non riesco a sopravvivere. Ora, questo viene chiamato anche cervello rettiliano, perché lo deteniamo in comune con le specie animali meno evolute, addirittura quelle che strisciano, no? Tutti gli esseri viventi hanno un'intelligenza finalizzata a garantire il più possibile la sopravvivenza. Di per sé, un bambino dovrebbe spendere, quando nasce, nasce col piano terra attivato, non sa come si fa a sopravvivere, quindi ogni volta che percepisce un bisogno immediatamente agisce in risposta a quel bisogno. Ecco perché i bambini piangono tanto. Ogni pianto del bambino è spesso legato a una minaccia percepita a livello centrale, per cui il bambino chiede, può farlo solo piangendo, non ha altre competenze, che qualcuno si occupi della sua sopravvivenza. Se là fuori c'è chi si occupa bene della sua sopravvivenza, il piano terra del bambino progressivamente si tranquillizza. E quello che scopriamo è che il genitore che addormenta il bambino, che allatta il bambino in risposta alle sue richieste nei primi tempi della vita, che si prende cura dei bisogni del bambino, fondamentalmente costruisce in modo potentissimo il primo modello di autoregolazione del bambino. Che cosa impara un bambino nei primi mesi di vita dentro a una relazione adulta che lo accudisce bene, che non avrà il problema della sopravvivenza, che lui è nato per stare in vita, non per ripararsi dal rischio della morte. E quindi un bambino ben accudito, poi ci sono tantissime variabili fisiologiche e tutto il resto, ma il concetto è che noi chiediamo all'adulto di essere un fornitore di cura competente con il proprio bambino nei primi tempi di vita, perché più l'adulto riesce a fare bene questa cosa, più il bambino apprende in modo inconsapevole, implicito, che il mondo è un posto sicuro. E che cosa significa? Significa che il bambino potrà diventare più facilmente un esploratore del mondo fuori. Se io non devo spendere energie psichiche per garantirmi la sopravvivenza, vuol dire che potrò vivere e dentro alla mia vita fare tante scoperte, che non sono semplicemente ripararmi dal rischio di venire ucciso. Allora, questo è il motivo per cui il tempo precoce della vita del bambino è un tempo che richiede all'adulto la disponibilità totale. E vuol dire che il bambino non può essere incastrato nell'agenda dell'adulto, ma è l'esatto contrario. È l'agenda dell'adulto che deve incastrarsi nei bisogni dei bambini. Quindi quando noi proponiamo, no, che dentro alla coppia genitoriale ci sia la costruzione di un modello che è flessibile e disponibile ai bisogni concreti del bambino, e il bambino non ha ancora, fondamentalmente il bambino quando nasce le funzioni di sopravvivenza sono mangiare e dormire, e non ha ancora la capacità di capire come regolare queste due funzioni fondamentali. Le prime, per chi di voi è genitore, le prime settimane dei nostri bambini sono molto impegnative, soprattutto del primo figlio, che si becca in realtà i genitori in assoluto più impegnati. Noi ne abbiamo quattro, ecco, con la quarta era tutto molto più in discesa, col primo
Il fatto è proprio un apprendimento. In realtà è che mentre noi ci occupiamo della sua sopravvivenza, in realtà stiamo anche costruendo la relazione con il nostro bambino. E ci mancano tutti i fondamentali. L'ABC, cioè fondamentalmente, qua noi diciamo nasce un bambino, ma nasce una mamma e un papà quando nasce un bambino. Ed è tutto un generarsi. Nuovissimi, è tutto un sistema di dove ci sono solo novità. Secondo livello, questo è un livello bellissimo e questo è il livello dei bambini. Quando un bambino è in una zona di protezione e sicurezza rispetto alla propria sopravvivenza, lo vedrete essere tutto primo piano. Questo è il sistema limbico, è il cervello emotivo. È la zona del nostro cervello dove noi sentiamo la vita e dove noi abbiamo in dotazione l'apparato emotivo. Al primo piano ci sono i circuiti neuronali delle sei emozioni primarie: rabbia, tristezza, paura, disgusto, sorpresa e felicità, che sono le sei emozioni che non possiamo non sentire. Se avete visto il cartone Inside Out, le avete viste praticamente tutte in azione, tranne la sorpresa. Non hanno messo dentro la sorpresa. Qua c'è dentro anche tutta quell'area del funzionamento mentale associata alla gratificazione istantanea, al piacere, al divertimento, e c'è perciò anche tutta la base neurobiologica per i processi di dipendenza. Fondamentalmente i circuiti del benessere e della felicità, quindi la felicità, si attivano attraverso dei neuromediatori biochimici che noi produciamo dall'interno del nostro corpo. Li possiamo, fondamentalmente la felicità è un'emozione relazionale. Quando è che il neonato lo vedete esplodere di felicità? Quando il volto della mamma gli si avvicina. E che cosa vedete voi? L'esplosione del corpo. Non può dire mamma come ti voglio bene, come ti adoro, ti stavo aspettando. E quindi parla col corpo, no? Vuol dire che dal primo piano parte tutta una... c'è un'esplosione di qualche cosa, e sono i neuromediatori biochimici che ci fanno stare bene, per cui il bambino non è quello che il regalo che gli porta la mamma, non è proprio quella roba lì. La dimensione più pura della felicità voi la vedete con l'avvicinamento dell'adulto, che per il bambino è l'adulto amato. Il massimo della tristezza del bambino è nell'allontanamento. Quindi sono, mentre l'emozione della felicità è esplosiva e ci piace tanto vederla, l'emozione della tristezza è ugualmente esplosiva e non ci piace vederla. Quindi alcuni genitori che cosa fanno? Si nascondono e il bambino resta lì, che effettivamente non può esplodere perché non li vedi andare via, ma rimane completamente confusa. Una delle cose da fare di meno in assoluto, cioè va proprio educato il bambino ad attraversare, a imparare la tristezza della separazione, sapendo che è preparatoria alla felicità del rincontro, che non è una perdita per sempre, è una perdita dentro al ritmo della giornata. Se qua dentro noi abbiamo anche tutti i meccanismi della dipendenza, i meccanismi della dipendenza presumo, noi abbiamo quattro neuromediatori chimici della felicità. Vediamo se adesso me li ricordo tutti. Il primo è quello della dopamina, e la felicità dopaminergica è la felicità che eccita. Quindi il videogioco, per un preadolescente la pornografia, tutto quell'aspetto dove voi avete il gioco d'azzardo, quell'esplosione, le sostanze ad azione psicotropa. Questa è la prima tipologia di felicità chimica che noi possiamo produrre nel corpo, e di per sé i processi dopaminergici che sono importanti, il cibo,
sono quelli che maggiormente ci obbligano poi a ripetere le situazioni e i comportamenti che producono dopamina. È una sorta di modalità coatta da cui noi non riusciamo a sganciarci. Quindi questa è quella che genera la dipendenza. Seconda tipologia è invece la felicità da ossitocina, che è una roba completamente diversa, e quella felicità è invece quella che ci arriva dentro alle relazioni, è la dimensione dell'intimità amorosa, della tenerezza che ci viene ispirata all'interno della relazione, e che è quella cosa che si produce, per esempio, semplicemente sentendoci felice guardando negli occhi qualcun altro. E sentendo che quell'altro lì ci fa stare bene. L'ossitocina è quella cosa che noi produciamo nel bambino quando lo coccoliamo, quando lo culliamo, quando lo massaggiamo con la tecnica AIMI. È una felicità fortemente relazionale, che genera contatto. La terza tipologia di benessere che può produrre il nostro cervello è quella basata sulle endorfine. Adesso sto parlando lento perché mi manca la quarta, ma che magari ve la dico dopo l'intervallo, perché mentre dico queste tre, dico qual è la quarta e non mi viene in mente. Ma la terza è le endorfine, che sono quei neuromediatori chimici che il nostro cervello produce quando noi sperimentiamo il dolore fisico per anestetizzarlo, oppure il piacere intenso, per esempio quello sessuale. Vuol dire che dentro di noi ci sono delle sostanze che, interagendo con specifici neuroni, ci permettono o di non soffrire troppo o di sentire un'esplosione di piacere. Chi di voi, spero nessuno, ma se qualcuno di voi soffre di emicrania, sa che dopo il dolore tremendo dell'accesso dell'emicrania si entra in una zona di rimbambimento totale, no? Come aver preso una sostanza. Quello è il modo con cui il nostro cervello cerca di proteggersi da un dolore che ha sperimentato come intollerabile. Questo è anche quella cosa per cui chi partorisce prova un dolore tremendo, dopo aver partorito è come se non sentisse più niente. Di fronte al dolore più intenso nella scala del dolore, il cervello comincia a produrre endorfine che sono anche molto euforizzanti, in quel caso specifico. La quarta felicità arriverà, dopo ve la dico. E arriviamo al secondo piano. Questo, allora, i bambini sono tantissimo primo piano. Rassicurati sulla loro protezione e sicurezza, fondamentalmente il loro comportamento è davvero tanto vicino a quello del nostro gatto o del nostro cane, che se ci vede arrivare stasera ci salta addosso ed è felice. Se ci vede andare via al mattino è triste, cioè avviene, è tutto un agito. Sento un'emozione e la agisco, perché questo è quello che il mio cervello mi fa fare. Attenzione, sentire le emozioni è una roba bellissima, mette davvero un sacco di colore dentro alla nostra vita. Però mentre tante volte provo a dirvi questo, provate a immaginare che io stasera torno a casa e mi sono rotto una gamba. A casa ho un serpente, un cane lupo, un bambino di 3 anni e una moglie. Quindi ho queste 4 cose. Il serpente, che ha solo il piano terra, quando nella sua teca da mangiare, da bere, non gliene può fregare di niente, che io torno, che io non fa un movimento al mio ritorno a casa. Quindi tantomeno se ho la gamba ingessata mica mi viene a dire come stai. Che io basta che lui abbia le sue funzioni di sopravvivenza. Il mio cane e il mio bambino di 3 anni hanno le emozioni, quindi io torno a casa e la loro modalità tipica nell'accogliermi a casa è che sono felici.
se io sono per loro un buon fornitore di cura, cioè una figura di attaccamento. Quindi la cosa che fanno tutti e due identica è che io entro in casa e loro mi corrono incontro, tutti e due con le loro modalità. Ora io chiamo mia moglie e le dico: guarda che mi sono rotto la gamba, quindi di al cane, al bambino, che io non posso prendermi perché mi rompo anche l'altra. Allora mia moglie può stare tutto il pomeriggio a insegnare al mio cane che non mi deve saltare addosso, guarda che quando torna l'Alberto, ma io apro la porta e il cane mi salta addosso, non ha nessuna possibilità di cambiare il suo schema comportamentale. Questo perché noi non possiamo entrare nel terzo livello, che è il livello capace di interferire coi funzionamenti emotivi. Mentre mia moglie può dire al mio bambino di 3 anni: papà oggi si è fatto male, quando torna a casa bisogna essere molto molto delicati, vagli vicino piano piano. E se glielo insegna bene, quello che succederà è che mentre il cane lupolo deve chiudere in una stanza e non far uscire da lì, il mio bambino mi verrà incontro al mio ritorno con una modalità completamente adeguata alla nuova situazione che si è andata creando. Non è che non sente l'emozione, ma la sente e, interferendo con il livello di nuovi significati, può gestire quell'emozione con schemi comportamentali completamente diversi. Quello che vi ho appena raccontato è il lavoro educativo. Nel lavoro educativo il nostro processo di interazione col funzionamento mentale è entrare nel primo piano di funzionamento del bambino e permettere al primo piano di collegarsi con il secondo piano. E quando noi parliamo di processo educativo, il processo educativo è un processo che in termini neurobiologici genera integrazione tra i diversi livelli di funzionamento mentale. Quindi la cosa interessante è questa, che quando noi nasciamo, noi abbiamo tutte le strutture anatomo-funzionali, ognuna predisposta per il proprio funzionamento. Quindi abbiamo il cervello rettiliano, piano terra, il cervello emotivo, il sistema limbico, primo piano. Abbiamo la neocorteccia, materia grigia, c'è tutto il materiale lì pronto. Ok, cosa succederà a quel materiale? È fortemente dipendente da due variabili, che sono quelle che maneggia l'educatore. Uno è la relazione, due è l'esperienza. La qualità e la quantità delle relazioni che noi mettiamo a disposizione del bambino, la qualità e la quantità delle esperienze che noi mettiamo a disposizione del bambino, che cosa fanno succedere? Fanno succedere che dentro a questa casa, dove voi vedete pochissime scalette, si possano costruire sistemi di scale ed ascensori che mi permettono di tenere collegati il più possibile e integrati i 3 livelli di funzionamento. Quindi l'educazione entra dentro al cervello del bambino attraverso la costruzione di reti sinaptiche. E il lavoro che fa l'educatore non è far moltiplicare i neuroni nel cervello del bambino. Questa roba succede abbastanza in automatico. Fino ai 13-14 anni il nostro cervello, è molto bella anche secondo me l'immagine, perché il nostro cervello è davvero un cantiere in costruzione, un work in progress, dove mentre fin dal primo giorno noi cominciamo a costruire le fondamenta, le basi di tutto il nostro di tutto quello che sarà, continua ad arrivare nel magazzino del cantiere ogni giorno una quantità infinita di materiali e di roba nuova. Quindi potenzialmente noi possiamo costruire l'Empire State Building, oppure potremmo trovarci alla fine dell'età evolutiva con una palafitta. Il fatto è che fino ai 14 anni
continua ad arrivare materiale. Quello che fa poi il cervello dai 14 ai 20 anni è che tutti i materiali che hai in magazzino e che non sono mai stati usati, li butta via. Non gli servono a niente, quindi li elimina. Quindi noi tra i 14 e i 20 anni vediamo il cervello che in realtà perde un sacco di neuroni, ma non è un invecchiamento cerebrale, è in realtà una sorta di potatura, poto tutto quello che non serve alla crescita della pianta, tengo tutto quello che invece la pianta necessita per diventare il più rigogliosa possibile. Tra gli 0 e i 14 anni gli stimoli e le relazioni che noi diamo al bambino determinano da una parte sia quanti materiali entrano nel sistema, ma dall'altra parte quanti neuroni presenti nel sistema si connettono fra di loro. Il concetto di rete è un concetto fondamentale per noi educatori e lo vedremo poi adesso più avanti col modello delle intelligenze multiple di Gardner. Arriva nella memoria breve termine l'acquisizione e memoria lungo termine la stabilizzazione. Ok, quindi se io do uno stimolo che provoca una reazione, ma che in realtà non entra, questo è, guardo un programma televisivo, mi dicono 100 parole, io te la posso ripetere dopo un secondo se l'ho appena sentita, ma se tu non me l'hai trasformata in un materiale che ha significato, lo stimolo esce e quindi lo perdo. Guardiamo velocemente perché l'evoluzione ci dà, cioè la funzione di ciascuna di queste emozioni che chiamiamo primarie, perché se noi sappiamo perché l'evoluzione ci ha dato la gioia, questa l'abbiamo vista, l'evoluzione ci dà la gioia perché io sperimento benessere in vicinanza di persone con cui sto bene, che mi fanno stare bene. Quindi la gioia è un grandissimo potenziatore relazionale, mi permetterà di avere vicino a me più persone possibile interessate a me, di cui io mi interesso. Questo perché è importante ai fini evolutivi, perché si vive più a lungo se non si è soli. Dentro a una visione religiosa della vita, il dare significato alla relazione con l'altro non è solo protettivo ai fini evolutivi, cioè garantisce la possibilità di sopravvivere alla generazione che verrà, ma dà profondo senso alla nostra vita. La rabbia, perché l'evoluzione mi mette dentro la rabbia? La rabbia è l'emozione in cui io vedo l'altro come un potenziale nemico. Sono arrabbiato con te, quindi io divento un guerriero. La rabbia è l'emozione che riempie il corpo di risposte neurofisiologiche che ci preparano al combattimento. Quindi quando siete arrabbiati non ve ne accorgete, ma siete così tutti tesi. Qual è questa? È la posizione, vuol dire che siete pronti per dare le botte. E in effetti l'animale arrabbiato vi attacca, appunto. Se percepisce che siete aggredibili o che lo volete aggredire, vi attacca. Se percepisce che siete più forti di lui, si allontana, punto. Però quello che scoprite nell'animale arrabbiato è che è tutto teso nella logica di dare le botte, di entrare nel conflitto fisico. Se non avessimo il piano cognitivo, la rabbia ogni volta sarebbe darsi le botte, fare un attacco fisico. Non è che il cane vi spiega come vorrebbe che voi foste per non attaccarvi. È lì pronto ad attaccarvi, punto. La paura è un'emozione salvavita. Guardate che roba pazzesca. La paura serviva all'uomo. Chi ha visto The Cruz, è un cartone bellissimo, vede una famiglia che vive nella caverna e c'è solo l'adulto che esce e li tiene tutti protetti lì dentro, e c'è una preadolescente che si arrabbia tantissimo. Ma io sono mica nata per star chiusa dentro una caverna, fatemi vivere, no? Quindi esce col suo, trova un ragazzo, fa uscire tutta la famiglia, gli fa vincere l'emozione della paura. In realtà l'uomo che esce, che è quello che deve procacciare il cibo, si muove in un mondo pieno di pericoli.
Quindi può essere lui preda dello stesso animale che vuole predare. Gli animali erano cattivissimi nella preistoria. E guardate che cosa cioè, perché la paura è l'uomo primitivo doveva appoggiarsi sulla funzione della paura, perché il rischio era nascosto nella foresta. Lui non lo vedeva. La paura è quell'emozione che si attiva quando c'è un pericolo che voi non sapete bene cos'è perché non lo vedete, però siete pronti a percepirlo e a reagire. Se non sentiste la paura, quella roba lì vi viene addosso e voi morite. Quindi la paura è percepire un rischio e un pericolo che non è visibile. Tipico dell'uomo primitivo, che gli serviva per sopravvivere a tutto quello che gli poteva capitare quando andava nel fuori. I bambini hanno paure fisiologiche fra i 3 e i 6 anni. Perché? Perché escono dalla caverna. Fino ai 3 anni o stanno in famiglia, ultraprotetti, o stanno nel nido, dove ci sono tantissimi adulti per pochissimi bambini. Quindi si riproduce sempre lo spazio dell'ultraprotezione. Poi cosa fanno? Arrivano alla scuola dell'infanzia, alla giungla. Bisogna combattere per tutto. Ma come? Io voglio quel pupazzo e lo vogliono in altri 3. La giungla. Allora, quello che scopre improvvisamente il cervello è che ti stai muovendo in un mondo che ti può portare via le tue certezze. E a quel punto si attiva tantissimo su insegnare. Il bambino deve imparare la paura, deve imparare a sentirla, perché siccome si sta muovendo in un mondo che potrebbe anche essere ostile, riconoscendo l'emozione della paura, la userà per avvertire il reale pericolo e spegnerla quando invece il pericolo non c'è. Quali sono le paure che tutti i bambini hanno? Il buio, il fantasma, il temporale. Pensiamo all'uomo primitivo, di che cosa aveva paura? Di qualcosa nascosto nel buio e che non si vedeva. Buio e fantasma. Il temporale, i cruz ce lo fanno vedere bene, vai fuori e ti può cadere. Non c'era il servizio meteorologico, no? Tu potevi rimanere intrappolato nella peggiore tempesta. E quindi queste 3 cose sono le paure davvero ancestrali, no? Scritte profondamente nel nostro cervello inconscio, che il bambino ripropone quando deve imparare a maneggiare questa emozione, che fino a quel momento lì non gli è servita molto, perché era sempre in una zona così rassicurante e protettiva, che non, quando gli si attiva la paura al bambino, quando sente un rumore molesto, no? Qualcosa che gli cade di fianco alla culla, allora si spaventa, perché c'è qualcosa che rompe quell'equilibrio di protezione e sicurezza che noi gli abbiamo messo a disposizione. La tristezza l'abbiamo vista prima, la tristezza è il dolore più tremendo che possiamo provare nella vita. Parlavamo anche prima con una collega, cioè la tristezza è quella roba che ti assale nell'esperienza del lutto, e quello è davvero un dolore insuperabile, perché dentro alla tristezza del lutto c'è che non puoi recuperare. Devi imparare a continuare ad amare una persona che amavi in presenza, ad amarla in assenza. E quindi c'è un bel po' di lavoro che la nostra mente deve fare per tenersi dentro il buono, il bello di una relazione che non può essere però più vivificata nella relazione reale. E quindi quello è un dolore tremendo. L'altro dolore terribile è l'abbandono d'amore. Perché sentiamo così tanto dolore? Perché perdiamo proprio la persona con cui abbiamo costruito l'attaccamento più forte da adulti dentro una relazione in cui abbiamo costruito intimità. Dopodiché ci sono le tante altre tristezze che sono sempre attivate nella dimensione della perdita. Perdiamo qualcosa e quel perdere ci fa stare male. Il disgusto serviva tantissimo all'uomo primitivo, perché non poteva morire avvelenato, e invece c'era tantissima roba che lo intossicava e lo avvelenava. Quindi abbiamo imparato a sentire lo schifo legato agli odori, e se una persona non si lava, sporca e puzzolente, ci avviene vicina,
noi sentiamo il disgusto. Perché? Perché il nostro cervello sa che quella persona è più a rischio di farci ammalare di qualcosa di infettivo. Quindi attiva tutta una serie di sensori che ci dicono mettiti in protezione perché potresti ammalarsi. Se un cibo, quando non c'era il frigorifero, se un cibo si deteriora, quello in assoluto è la cosa che percepisco per evitare una tossinfezione alimentare. Adesso viviamo in un mondo ultra sterile e ultra sicuro, ma guardate questa emozione com'è importantissima. Per i bambini l'area, quando entra la sessualità con immagini pornografiche, no? Per esempio, e vedi bambini effettivamente molto traumatizzate che ti dicono mi fa schifo, ho visto quella roba lì e mi faceva schifo. Ti sta dicendo, a volte anche l'esperienza del bacio in bocca con la saliva, no? La reputano schifosa. È un messaggio profondo che ricevono dal loro cervello, che gli sta dicendo che se tu dovessi vivere quella roba lì non ti fa bene, cioè è tossica, per così dire, per te. Perché in realtà darsi bacio è molto bello, ma probabilmente da una bambina diceva volevo dare il bacio in bocca, no? Che schifo, sapeva solo di saliva. È chiaro che ha fatto un'azione, ma non può coglierne i significati, che sono conquistabili a un livello successivo. Se io vedo un'immagine pornografica e rimango davvero impattato, no, disgustato, e ti dico che schifo, io il lavoro che dovrò fare è che la sessualità è una roba bellissima, ma dentro a quella cornice, con quella modalità che non hai scelto, che non è adatta alla tua età, eccetera, diventa schifosa. Quindi impara a dire che schifosa è la situazione in cui la sessualità ti è entrata nella vita, perché quando invece ti entrerà nella vita nella modalità corretta, tu scoprirai che costruisce intimità e una vicinanza bellissima con l'altra persona. Il disgusto è l'emozione che arriva tantissimo nelle storie di abuso sessuale, ed è un'emozione che in realtà i bambini da soli non sanno gestire, ma che poi si incrocia con un'altra emozione che non è primaria ma è sociale, che è la vergogna. Per cui tutto quello che ha a che fare con la sessualità non può essere detto, perché provo vergogna. Quando lavoro con i genitori dico questo: se c'è un adulto dietro un albero che quando passa un bambino gli dà uno schiaffone, quel bambino corre a casa e dice ai genitori, cioè il 100% dei bambini corre a casa e dice ai genitori chiamate la polizia, c'è un adulto che dà gli schiaffoni ai bambini. Se un bambino passa di fianco a un albero e c'è un adulto che esibizionista che gli mostra i genitali, un bambino su due torna a casa e dice questa cosa ai suoi genitori, pur essendone rimasto molto toccato. Perché? Perché in questo caso si incrocia anche col territorio della sessualità, che è un territorio su cui i bambini imparano che l'adulto non è una base sicura. Si disorganizza. Molte vittime di abuso sessuale non hanno chiesto aiuto agli adulti di attaccamento, perché sapevano che nel dirglielo l'adulto avrebbe sofferto tantissimo, e quindi immaginano col loro silenzio di proteggere l'adulto che non deve sapere. Quindi qua dentro voi vedete anche come poi tutto questo modello di lavoro ci permette di poter lavorare in modo fase specifico, con modalità molto appropriate, su temi che sono di importanza fondamentale. Se non ci lavoriamo noi adulti, i bambini e le bambine rimangono davvero soli e in balia del caos in questo momento, dove certi temi non hanno mai una cornice educativa, mai. E infine l'emozione della sorpresa, che abbiamo detto è l'andare incontro all'ignoto, desiderosi però di conoscere il nuovo, perché pensiamo che il nuovo ci dia un sacco di vantaggi. Direi, ecco, magari l'ultima cosa che vi faccio vedere è come poi le neuroscienze incrociano bene tutte le cose che stiamo dicendo. Questo è uno studio apparso su JAMA, che è una delle riviste più importanti al mondo dal punto di vista scientifico, e che mostra, allora, hanno preso due gruppi di bambini in età prescolare, 3-6 anni, un gruppo di bambini che partecipa
ad attività di lettura condivisa, tipo programma Nati per Leggere. Un gruppo di bambini che non viene mai coinvolto in attività di lettura condivisa e che passa almeno 2 ore al giorno facendo cose davanti a uno schermo. Hanno comparato nelle aree relative alla letto-scrittura, dove ci sono le reti neuronali associate alle funzioni di letto-scrittura, come è organizzata la materia bianca dentro al loro cervello prima dei 6 anni. E questo è l'organizzazione della materia bianca in un cervello di un bambino che passa almeno 2 ore al giorno davanti allo schermo. Questa è l'organizzazione della materia bianca, quella che vedete colorata di rosso, in un bambino che tutti i giorni partecipa ad attività di lettura condivisa. Vedete la visione di lato e la visione dall'alto. Che cosa è adesso noi dovete fidarvi di come il neuroscienziato interpreta questi dati, ma quello che vi fa vedere è che mentre, se noi considerassimo la materia bianca un gomitolo, questo è un gomitolo molto ben strutturato e molto ben organizzato, per cui se dovete spostare uno stimolo da qua a qua, voi avete una strada spianata che vi porta lì. Se voi dovete spostare uno stimolo da qua a qua, guardate quante deviazioni del percorso dovete fare, cioè la matassa delle connessioni sinaptiche che collegano i vari neuroni dentro al cervello che è stato esposto per 2 ore allo schermo e che ha perso invece quelle attività che noi giustamente chiamiamo fasi specifiche, educative e formative, mentre qua viene formato, strutturato il circuito, qua invece il circuito non è che non viene formato, ma è completamente disorganizzato. E queste sono le aree cerebrali all'interno del quale noi abbiamo le reti corticali che saranno di supporto poi alla funzione della lettoscrittura. Allora voi vedete qua dentro quanta fatica in più probabilmente dovrà fare questo bambino nell'integrare stimoli e informazioni per arrivare alla medesima competenza messa in gioco. È chiaro che questo ha un ruolo non indifferente all'interno di quello che stiamo dicendo. Allora, siamo rimasti tutti vivi per un tempo lungo, adesso facciamo una pausa e poi... è lei che ci comanda, quindi ce lo dice lei quando ci ritroviamo. 20 minuti? Va bene, perfetto. Allora... andrei avanti ancora un pochino facendovi vedere due approcci, cioè come trasformare molte delle cose che diciamo poi in un intervento, nella nostra pratica educativa ci sono milioni di modi che già utilizzate. Io vi faccio vedere due cose che ho realizzato io con Erickson. Riprendevo anche alla luce della domanda di una collega, l'ho sospesa perché è una domanda importante che serve per tutti. Quella che abbiamo visto qua dentro col modello del cervello a 3 piani è quella che consideriamo l'integrazione verticale all'interno del funzionamento mentale, cioè il fatto che fondamentalmente la crescita è spostarci dal funzionamento del piano terra e migliorare sempre di più la capacità di funzionare col secondo piano, permettere al secondo piano di diventare la cabina di regia del nostro funzionamento nella vita. E tra l'altro noi ci siamo fermati un po' sulla prima e sulla seconda infanzia come concetti, ma qua poi le neuroscienze ci danno, se noi avessimo dovuto parlare di preadolescenza e adolescenza, avremmo visto poi un sacco di cose che succedono nel cervello tra i 10 e i 18 anni e che orientano poi il lavoro dell'educatore con modalità e strategie e interventi che sono completamente diversi.
La seconda tipologia di integrazione che le neuroscienze ci invitano a fare è quella che chiamiamo invece orizzontale, ed è legata al fatto che noi siamo dotati di due emisferi, l'emisfero destro e l'emisfero sinistro, che processano nello stesso momento le cose che ci succedono dentro alle relazioni, dentro alle esperienze, ma hanno modalità differenti di processare gli eventi. Mentre l'emisfero sinistro è un emisfero che usa tantissimo il codice verbale, quindi quello che viene detto, quindi è molto attento ad afferrare la costruzione del significato così come viene comunicato quel significato a chi si trova all'interno dell'esperienza. L'emisfero destro, ed è quello su cui sono specializzati tanto i bambini, è invece un emisfero che funziona con modalità metaverbali, che vanno al di là delle parole. Quindi analizza tantissimo gli elementi del contesto, tutti quegli elementi che vanno al di là delle parole. Ora, cosa viene richiesto a noi educatori quando lavoriamo con i bambini? Di proporre un modello di coerenza integrativa orizzontale, cioè quello che diciamo deve corrispondere a tutto quello che si vede nel non detto. Quindi il bambino deve fare un'esperienza in cui l'adulto è coerente rispetto a ciò che al cosa dice e al come lo dice, al cosa fa e al come lo fa. Se il bambino invece è quella roba lì che è in funzione tutta la vita. Se voi avete sperimentato in una relazione affettiva la dimensione del tradimento, voi vi sarete accorti che il partner che tradisce con le parole vi dice tutto quello che vi serve per rassicurarvi, e voi avete, se non siete dei gelosi patologici, una zona invece del vostro cervello che vi continua a dire non è vero. Ed è esattamente quella roba lì per cui ai bambini che sanno che la coppia dei loro genitori si sta separando e i genitori continuano a dire va tutto bene, diventano matti perché c'è una zona del cervello che non riesce a tenere integrata questa informazione con quello che il genitore sta dicendo. Quindi l'altra cosa fondamentale nell'esperienza della costruzione della competenza emotiva del bambino è effettivamente che noi lavoriamo tantissimo con le espressioni del volto, e questa roba qua è la cosa che, per esempio, nell'ambientamento e nell'accoglienza all'inizio dell'anno serve tantissimo ai bambini. Non è cosa gli stiamo dicendo, cosa molto importante, ma loro colgono tantissimo il come, perché siccome sono ancora tanto, e guardate qua l'integrazione, nel cervello primo piano, il sentire loro è molto più emotivo che cognitivo. Hanno la sintonizzazione emotiva, è una roba a cui le parole danno dei contributi enormi, perché permettono di integrare col piano sopra, ma essere sintonizzati emotivamente con un bambino vuol dire che quel bambino viene sentito. C'è un film bellissimo, scusate, non ho guardato neanche perché mi sono messo a parlare e non ho guardato, e anche adesso c'è dentro la parola fiori rossi nel titolo, ed è l'esperienza, è un film girato in un asilo cinese, dove arriva questo bambino trascinato dal padre che fondamentalmente lo abbandona lì perché nessuno nella famiglia può prendersi cura di lui, e lui entra nella giungla, lo vedete dal primo momento che c'ha tutta, è un film bellissimo perché ci fa vedere il bambino è bravissimo, le emozioni del bambino in azione. Ma quello che succede è che mentre ci sono figure educative che continuano con le parole a provare a dirgli che lui deve stare tranquillo, lui avverte che quelle parole non corrispondono alla verità di quello che gli accade. Invece c'è un'educatrice silenziosa che continua a guardarlo, e che nel guardare quel bambino gli fa sentire che lei sarà per lui la figura di attaccamento, la base sicura, ed è proprio un modo bellissimo con cui il regista ci sta facendo vedere che cosa davvero serve ai bambini,
rispetto ai loro bisogni emotivi profondi. Quindi non avevamo messo dentro il concetto di integrazione orizzontale. Questo anche per noi a volte i genitori, cioè il dire ma guardatevi in faccia, no? Se portate un bambino all'asilo come se lo stesse portando alla guerra, è chiaro che gli possiamo dire tutto quello che volete, eh? Ma è come buttare un soldato in trincea, non è che possiamo fare i salti di gioia, no? E permettere ai genitori di sentire che non è che devono falsificare l'emozione, devono trovare un modo dentro di sé per sentire che quello che stanno facendo nel consegnare il loro bambino a un altro educatore in un altro contesto è la cosa più bella del mondo, spesso è anche la più necessaria perché non si può fare altro, ma è anche una cosa in cui devono davvero far sentire al bambino che è come generare una sorta di ambiente protettivo e sicuro in cui famiglia e scuola sono davvero, no, luoghi di continuità educativa. Ecco, i due progetti che volevo farvi vedere, uno sono le storie di NPO, narrativa psicologicamente orientata, che sono storie che abbiamo sviluppato con Erickson con questa idea di mettere dentro alla storia un po' una narrazione che è basata sul tenere accese due videocamere, una che sta fuori dal bambino protagonista e una che sta dentro il bambino protagonista. Aiutano i bambini nel processo di riconoscimento e validazione delle proprie emozioni utilizzando stati d'animo che permettono al soggetto che ascolta di vedere egli stesso con chiarezza emozioni che gli sono proprie e che spesso né lui né altre persone vicino a lui hanno visto prima. Per darvi un'idea, la cosa funziona così: noi vediamo proprio un po' con la tecnica di Inside Out una protagonista che si muove nella vita di fronte a una sfida grossa che la vita gli ha messo di fronte, no? Nel caso di Inside Out è che Riley deve cambiare scuola, casa, città, tutto, proprio mentre sta entrando in preadolescenza perché il papà viene trasferito per lavoro in una città che sta a centinaia di chilometri di distanza dal luogo dove Riley è sempre nata e cresciuta. Il regista fa questa cosa meravigliosa, cioè tiene accesa una videocamera sulla vita di Riley che tutti vedono mentre accade. Quindi i fatti, gli eventi, e noi vediamo Riley e i suoi funzionamenti nel concreto. Ma poi ci racconta la storia parallela. Entra nel primo piano del cervello di Riley e ci fa vedere le cinque emozioni primarie. Cosa stanno combinando mentre Riley là fuori sta facendo quelle robe lì. La visione dal di fuori è una visione che permette un'operazione che è proprio un po' quella di rispecchiamento. Cioè non sono io il protagonista della storia, è un altro da me che però sta vivendo vicende molto simili alle mie. E nel vedere cosa succede nel suo mondo interno io posso riconoscere cose che succedono anche nel mio mondo interno. Quindi le storie che sono state costruite dentro a questa collana, per esempio, hanno a che fare, abbiamo lavorato tanto sul modello di NPO, abbiamo scritto libri sulla separazione dei genitori, c'è una storia Io dopo di te che viene tanto usata nell'elaborazione del lutto ed è una storia in cui è una storia tra l'altro che ha dentro anche delle canzoni, c'è una storia, ecco, per i più piccolini c'è la storia, mi sembra, Buonanotte bambini, dove il tema è un gattino che si sta per addormentare con la sua mamma a casa e di nuovo torna il gomitolo, era la prima volta che avevo usato il gomitolo, un gomitolo si srotola mentre lui gioca, esce di casa, per cui quello che succede è che un filo del gomitolo rimane in casa, ma il gattino continua
a muoversi nella città, fa un sacco di scoperte, quindi va molto nella zona dell'esplorazione finché arriva al centro della città, però è rimasto da solo e lì dentro non c'è nessuno che lo riporta a casa, però la mamma vede, si accorge che il gattino è uscito di casa e seguendo il gomitolo lo va a riprendere, poi prendono un gatto taxi, tornano a casa e si rimettono a dormire. E sono tutte storie intervallate da Ninna Nanna, quindi l'esperienza che viene proposta per i bambini che per esempio fanno fatica ad addormentarsi, l'addormentamento è proprio per i bambini più affaticati a volte nella separazione o nell'attaccamento, una zona dove entri in un territorio che non conosci e quindi loro hanno tanto bisogno. La ritualità di ascoltare una storia che ti dà esattamente dentro a quella storia un vissuto che ti appartiene, ma che tu non sai raccontare come c'è dentro alla storia, permette proprio quel lavoro che è un lavoro di rispecchiamento e che nel mondo adulto poi si chiama insight, perché diventa molto consapevole. Il bambino non lo fa consapevolmente, ma è come se le parole che trova dentro alla storia sono le parole che vorrebbe dire lui, ma che non sa come si fa a dirle. Quindi questo lavoro delle due videocamere che rimangono accese partono dall'idea che i bambini sono questa roba qua, no? Sentono delle cose ma non le riescono a definire e poi si sentono sentiti dentro la storia, cioè come se la storia permettesse un lavoro di sintonizzazione emotiva. L'altro aspetto importante è che se la storia viene condivisa con le figure di attaccamento, il bambino dentro a quella storia sperimenta la protezione, la sicurezza, grazie alla vicinanza del narratore, che è la cosa che gli serve di più per attraversare il passaggio della fatica. Se voi guardate, spesso la narrazione che viene proposta ai bambini sulle loro emozioni è totalmente invalidante. Quindi se noi abbiamo una storia sulla paura, noi dovremo, c'è una storia che si chiama Il domatore del vento, è un bambino che ha paura del temporale e del vento e quindi sta sempre riparato in casa e il suo papà si domanda come fare, quindi decide, visto che hai paura del vento, di andare in un posto molto ventoso io insieme a te con un aquilone, torna all'aquilone, lì l'aquilone non si stacca, no? Lì vedono il vento che fa volare l'aquilone in quel giorno di vento forte, stando sempre insieme, stando sempre attaccati. E a quel punto, dentro a quell'esperienza, che non è il veder volare l'aquilone, è il riuscire a tollerare la paura del vento, avendo vicino una persona che ti fa sentire protetto e sicuro. E vedete che qua dentro troviamo l'esatto contrario, no? Che quel papà fa rispetto a questo genere di narrazione. Questo era dentro un libro sul lutto. Non so di che colore dipingere il mio dolore, a volte mi sembra nero e mi fa terrore, ma se vicino a me ci sei tu, il nero diventa blu. Allora come una rondine nel blu provo a volare, è vero da quell'altezza la paura mi fa tremare, però sto in quota e continuo ad andare, con te oltre il nero il blu riesco a trovare. Questa è anche una canzone, tra l'altro. E questa è una battuta che io trovo meravigliosa, cioè che se i bambini non hanno esperienza di sintonizzazione emotiva, sentono cose ma non riescono a capire che cosa sentono. Quindi il modello dell'attaccamento ti dice che meno hai sintonizzazione emotiva e più poi imparerai a diventare evitante rispetto alle emozioni. Quindi questo qua, questo bambino se le mette nell'alluce, che vuol dire che c'è ancora un pezzetto, ma proprio una fatica grande dei bambini è che se non c'è il lavoro di rispecchiamento emotivo che l'adulto fa con quell'approccio che è verbale ma è tantissimo anche di sguardo, no? È emisfero destro. Il bambino non riesce ad attivare le sue competenze emotive. E qua c'è tutto un lavoro anche proprio, direi, generazionale adesso da fare, per esempio, con i neogenitori. Cioè allattare un bambino guardando è il momento in cui viene fatto più lo scrolling del cellulare. Provate, cioè questa è proprio una triangolazione, no? Quello che era il momento
noi sappiamo che l'allattamento, anche col biberone, è comunque un momento di contatto, di contenimento e di rispecchiamento, perché il bambino viene guardato e si sente guardato in un momento in cui è nutrito. Quindi abbiamo visto, no? Nutrimento fisico ed emotivo, quello è il momento per eccellenza. Ma se il meccanismo è questo, cioè il bambino guarda l'adulto che guarda da un'altra parte, ecco, questa è una triangolazione che fa saltare il meccanismo della sintonizzazione emotiva. Oh, qua non... qua, tu vali, cioè la parola è tu vali, si vede che nella... cioè anche il valore delle parole, no? Io, una delle cose che mi colpisce davvero tantissimo in questo momento, su cui davvero dobbiamo fare formazione coi genitori, è l'uso delle parole terribili, non perché sono genitori cattivi, ma è proprio un usare le parole senza filtro. Porca troia, smettila di rompermi il cazzo, una roba che sento per strada, e c'è un bambino di 18-24 mesi. Cioè io mi sono voltato, ero lì con mia moglie e dicevo, ma io anche nel momento di massima rabbia, cioè non mi verrebbe mai da parlare così della mia rabbia con una qualsiasi persona adulta, ma tantomeno con un bambino, no? E non è che uno vuole fare del male al bambino, ma secondo me c'è un abbassamento continuo dell'ingaggio dell'ultimo piano del cervello. Se tu hai il piano sopra connesso, questa roba entra in integrazione, e anche se quella è la parola che hai dentro, la parola che hai fuori diventa, insomma, non farmi perdere tempo, no? Per esempio, ma non quella serie di parolacce infinita. E qua sotto è tu vali, cioè un bambino dentro alle parole che gli vengono dette scopre anche qual è il valore che ha. Smettila di farmi incazzare, una roba che io, lavorando anche con i preadolescenti rispetto alla musica che ascoltano, ho piena zeppa di parolacce. Tante volte anche ai miei figli, no, dico, ma scusami, sei stato svegliato tutta la vita dicendoti dai tesoro, alzati, è un nuovo giorno. Cioè questo era l'approccio, ma se io, brutto stronzo, buttati giù dal letto, cioè se da domani ti devo svegliare in questo modo, io non lo sapevo che ti piaceva questa roba qua. Questa è una roba che arriva immediatamente, cioè anche nelle cose che ascolto c'è proprio un nutrimento che poi mi abitua a lavorare sul potere delle parole, in un senso che è importante. Io, scusate, io mi sono permesso di dirvi le cose perché così sono le cose che accadono nella vita. E il tema non è tanto giudicare una persona, cioè, ma è permettere a quella persona di rientrare dentro al funzionamento che più fa bene a lei e più fa bene al proprio bambino. Qua l'NPO noi la usiamo tanto sia come lavoro preventivo, no? Cioè un libro sulla paura di andare a scuola, no? O l'ansia del primo giorno di scuola, abituare un bambino con leggergli bene una storia dove c'è un bambino che ha la stessa cosa, no? E pian piano vede tutti i pezzi che si sistemano, un buon lavoro preventivo. Viene usato tanto anche nel lavoro clinico, per esempio la calamita di mamma sull'ansia da separazione è una storia che, mentre lavoriamo col bambino, viene letta anche dal genitore e fa molto bene. Chiaramente in tutto quello che stiamo dicendo entra potente il peso della storia da cui veniamo. Questo è un tema da grandi invece, che non entra dentro alla relazione educativa, per cui parte dei libri anche che abbiamo scritto sull'attaccamento richiedono a noi adulti di guardare che bambini siamo stati con la mamma e il papà che ci ha cresciuto, perché lì dentro è stato un modellato che non è che quella roba lì è intoccabile, resta con noi tutta la vita. Però quante volte anche a me capita di ripassare dalla casella del via, cioè dico ai miei figli proprio quelle robe che mi erano state dette a me e che a me, quando avevo la loro età, dicevo, se avrò un figlio non glielo dirò mai, detta identica. Quindi so che non servono a niente, anzi che fanno male, e mi ritrovo a ridirle. Il fatto è che il nostro cervello, dentro l'attaccamento, impara tantissimo e non dimentica niente. Quindi il lavoro per cambiare gli schemi relazionali dentro alle relazioni è un lavoro di consapevolezza. Cioè il fatto che io mi accorgo che sono tornato alla casella del via
è una cosa salvifica, perché mi attiva molto di più la prossima volta a non rifare la stessa cosa. Se io lavoro con un genitore che dà un sacco di botte al suo bambino e lui mi dice, ma sapesse quante ne ho prese io da bambino e quanto mi hanno fatto bene, ecco che lì non ho la consapevolezza di uno che dice sono ripassato dalla casella del via da cui non dovevo ripassare più. Quindi il primo lavoro da fare sarà farlo entrare in una zona di contemplazione, che forse c'è un altro modo che funziona di più e funziona meglio. Ecco, l'ultima cosa che vi volevo far vedere è questa. Noi abbiamo questo modello delle intelligenze multiple, che magari molti di voi già conoscono, che lavora sulla mente con un approccio che è più pedagogico e meno psicologico di quello che abbiamo visto insieme. Gardner dice che fondamentalmente la nostra mente è come un grandissimo giardino fatto da tante differenti aiuole, ognuna ha la sua specializzazione, il suo fiore dedicato, no? E in origine il suo modello prevedeva 7 intelligenze, che sono più o meno quelle intorno alle quali noi sviluppiamo le competenze di apprendimento dei bambini: la competenza logico-matematica, la competenza cinestesica, che è quella relativa alla padronanza del corpo e alla coordinazione motoria, la competenza artistica spaziale, la competenza musicale, la competenza linguistica, e poi 2 competenze che invece lui ha messo per la prima volta dentro al modello di mente, che sono quella interpersonale, cioè la prosociale, quella la socio-relazionale, e la intrapersonale, cioè quella legata alla conoscenza di se stesse. E queste 2 intelligenze sono state poi fuse da Goleman nel modello dell'intelligenza emotiva. Queste 2 intelligenze hanno molto a che fare con il saper essere, che è quell'area tutta nuova legata alle life skills e alle competenze per la vita, che oggi sono così importanti probabilmente perché la vita che vivono i bambini non allena più alla vita reale, alle competenze che servono. Quindi quest'area qua deve diventare un obiettivo di lavoro educativo. Poi la cosa interessantissima che ha fatto Gardner è che negli ultimi 10-15 anni ha aggiunto 2 altre menti che non c'erano nel suo modello originale, perché si è accorto che c'è un sacco di disagio nel mondo dei bambini, perché sono state trascurate 2 aree di funzionamento mentale che sono fondamentali per costruire equilibrio e benessere nella vita interiore del bambino, e sono la mente naturalistica, cioè il bambino che sta a contatto con la natura, e guarda caso la mente spirituale, che è quella che noi tocchiamo poi con l'educazione religiosa, ma anche in una prospettiva laica, vuol dire aiutare il bambino a tenere lo sguardo alto, a potersi porre le grandi domande della vita, che non possono non esserci. È un po' il lavoro che fa anche la filosofia poi nelle scuole superiori, no? E su ognuna di queste intelligenze dice ci sono tante cose che noi possiamo fare con i bambini. Allora, questa è la sfida. L'anno scorso Erickson ha potuto entrare in abbiamo fatto un lavoro che è stato usato poi nel giorno di inaugurazione dell'anno scolastico col Presidente della Repubblica, ed è un progetto che ha avuto una canzone del coro dell'Antoniano abbinata a una storia in rima raccontata ai bambini, abbinata a tutta una serie di attività legate proprio al permettere ai bambini di uscire dalla zona di una fatica, di un mondo apparentemente minaccioso, a una zona di riconquista della dimensione di protezione e sicurezza. Vi do un'idea, così comincia la storia. Avrei voluto stare sempre sotto un cielo pieno di stelle, svegliarmi col sole splendente, fare 1 milione di marachelle, abbracciare chi mi vuol bene, giocare con i miei amici e passare insieme a loro soltanto giorni belli e felici. Ma non sempre si va in discesa quando si corre nella vita. La strada a volte stretta e si arrampica anche in salita. Così il fiato diventa corto, i piedi a volte fanno un po' male. Poi a casa in fretta si torna se all'improvviso c'è il temporale. I giorni scorrono veloci e la vita arriva con tutto. Pioggia, grandine, sole splendente,
vento impetuoso e tempo brutto. Non sempre si sa che tempo farà e non tutti hanno l'ombrello. Bisogna rischiare a volte e aspettare che il brutto torni ad essere bello. Un giorno una cosa pazzesca è successa all'improvviso. Per un po' il mondo è stato triste, ha perso il suo sorriso. Forse c'eri anche tu quel giorno e lo ricordi, una gran tempesta ha fermato proprio tutto e nessuno ha più fatto festa. Una goccia o un'altra e poi grandi goccioloni. Il cielo è diventato una foresta di fulmini e di tuoni. Per strada un fuggi-fuggi, poi di colpo la tempesta e noi lì a guardare il mondo da dietro una finestra. Adesso qua, questo è l'inizio della canzone, provo a vedere se la riusciamo a sentire. La canzone è su YouTube. È una canzone che ha dentro questa idea di riconoscere tristezza, paura, emozioni che i bambini hanno vissuto e poi di passare dal buio alla luce, quindi qua lo vedete anche nel video. E nella vita a volte il brutto può cadere all'improvviso, se fai squadra e tieni duro ritorna il sorriso, finalmente ci si abbraccia, un gelato con gli amici e tornare insieme a scuola quanto rende felice. E questo è il motivo per cui è stata usata proprio per l'inaugurazione dell'anno scolastico. Ecco, per darvi da un'idea forte, no? Abbiamo una canzone, abbiamo una storia, poi lo sviluppo col modello delle intelligenze multiple ci ha fatto dire: per ogni intelligenza inventiamo o progettiamo una serie di attività, fase specifica a misura di bambina. Quindi di bambino, per l'intelligenza musicale era organizzare il coro sulla canzone,
per l'intelligenza cinestesica introduciamo le attività di rilassamento e quindi insegniamo ai bambini, questa è un'attività per esempio che si chiama la statua di ghiaccio, ma potete usare qualsiasi esperienza di rilassamento. Per l'attività legata all'intelligenza artistica, il disegno del mandala. Per la mente intrapersonale, rimanere a giochi fatti sul riconoscimento del proprio respiro e quindi esperienze, sapete che imparare a gestire il respiro ha un fortissimo valore in termine ansiolitico. Per adesso io non vi, no, magari sbaglio a incrociarvi le cose, vi faccio solo vedere le attività perché non me le ricordo tutte 10. Questa bellissima, anche questa sull'intelligenza intrapersonale, è il lavoro con l'immaginazione guidata e permettere al bambino di mettere dentro alla propria mente il suo posto al sicuro, che è una roba bellissima quando la facciamo. Questa era l'intelligenza spirituale e il lavoro sulla meditazione, se voi avete la preghiera, tutta questa parte qua che è un contatto con la propria dimensione spirituale, l'intelligenza interpersonale, l'uso del circle time e la possibilità di fare squadra, l'intelligenza linguistica e il lavoro sui ricordi e quindi far lavorare i bambini sul ricordo più bello e sul ricordo più brutto. Può darsi che loro non ve ne portano nemmeno uno, può darsi che il più brutto non ve lo vogliono dire, ma mettendo questo genere di stimolo poi il momento più bello e il momento più brutto i bambini vi danno proprio un episodio. Il lavoro, l'intelligenza naturalistica, piantare un seme. E poi l'ultimo lavoro era trasforma la tua storia in un gioco. E direi che con questo, ecco, questo era un esempio su come noi prendiamo poi dei modelli apparentemente teorici, no? Che ci sembra che fanno solo teoria, e proviamo a rimetterli poi dentro all'esperienza concreta e operativa del bambino. In generale la cosa che serve tanto in questo momento ai bambini è proprio questa, cioè sentire che loro crescono in un villaggio che tutto insieme sta contribuendo a farli stare bene, cioè a dargli le cose che gli servono, perché loro non lo sanno che cos'è che gli serve per crescere bene e stare bene. Su questo c'è davvero tanto lavoro da fare e su questo credo che molte anche delle cose che abbiamo detto oggi poi vanno un po' trasferite anche nel mondo della famiglia, che su tanti aspetti magari è meno attenta. Una delle attività che stiamo facendo noi, legata anche molto alla virtualizzazione, all'iperconnessione del tempo, quindi mentre la tempesta colpiva forte siamo diventati tutti troppo iperconnessi, è quella in questo momento di generare dentro anche i contesti scolastici una sorta di associazione di genitori che si rinforzano vicenda sull'idea di far entrare lo smartphone e il tablet dopo nella vita dei loro bambini, siccome adesso entra tra l'altro entra tantissimo col passaggio alla prima comunione, il 50-60% dei bambini, e questo è un lavoro secondo me su cui sensibilizzare tanto anche le parrocchie. È proprio una cosa che quando lavoro in una parrocchia dico potrebbe proprio essere un patto che noi facciamo con le famiglie cui i bambini fanno la prima comunione, cioè dire che questo passaggio non sarà accompagnato dal regalo dello smartphone, proprio per regola, per definizione. Ci diamo, alcuni decidono di non seguire questa cosa, però tanti dicono se tu mi rinforzi su questa cosa, ok, allora. E adesso abbiamo preso ispirazione da un'associazione
statunitense che si chiama Wait Until Ace. Aspetta fino negli Stati Uniti. Ace è l'ottavo grado, sarebbe la terza media. È un'associazione in cui i genitori fondamentalmente fanno una sola cosa, cioè si riconoscono nei principi educativi che l'associazione mette a disposizione delle mamme e dei papà. Quindi hanno un bambino di 4 anni e loro fanno questa dichiarazione, dicono: io papà di Paolo, in effetti mi prendo l'impegno di aspettare a dargli lo smartphone ad uso personale fino alla fine della terza media, che non vuol dire non usare le tecnologie, perché al contempo, diciamo, i genitori serve avere un computer connesso in un luogo centrale della casa dove voi potete supervisionare il cosa, il come i bambini si muovono nelle tecnologie. E direi che con questo io mi fermo qui sulle cose che dovevamo fare oggi. Ah, ecco, mancava questo. Adesso abbiamo ancora un po' di tempo per domande, commenti. Per favore, per me non è tanto chiaro qual è la differenza tra interpersonale e la intrapersonale. Ok, perfetto. Grazie. Allora, interpersonale è la competenza, è l'intelligenza che io metto in gioco in relazione con gli altri. Quindi vuol dire che qua dentro ho le competenze socio-relazionali e le competenze pro-sociali, quindi le devo acquisire. Il nostro cervello è un cervello, la nostra mente è interpersonale, è un bisogno assoluto di stare in relazione con gli altri, e stare bene in relazione con gli altri però è il risultato dell'apprendimento. Uno dei fini delle sfide educative principali alla scuola dell'infanzia è imparare la socializzazione, quindi acquisire competenze di socializzazione adeguate a stare bene con gli altri è l'obiettivo che viene conseguito attraverso le competenze della mente interpersonale. La mente intrapersonale è invece associata al concetto di io conosco me stesso, quindi io ho una buona una percezione sana, per esempio, dei miei punti di forza e delle mie fragilità e vulnerabilità. Io so maneggiare bene i miei talenti e so gestire bene. Direi che nell'intelligenza intrapersonale c'è molto la dimensione della gestione delle emozioni. Io so riconoscere le emozioni che provo, perché le sto provando e come faccio a gestirle e ad elaborarle. Quindi, per esempio, un bambino che ha una buona intelligenza intrapersonale è un bambino che, se perde a un gioco o se prende un brutto voto, non si dice non valgo niente o sono sbagliato, ma dice questa volta ho fatto uno sbaglio. Oppure un bambino che è molto arrabbiato e che ha una buona intelligenza intrapersonale è un bambino che dice a un altro bambino: come veniamo fuori da questo litigio, invece di dargli delle botte? E qua sulla rabbia, intelligenza intrapersonale e interpersonale vanno insieme, perché la prima cosa che un bambino deve fare è sentire che se anche gli si stringono i pugni, quella roba lì la gestisce e la regola bene. Quindi quando ho imparato a non trasformare la rabbia in un conflitto fisico, con le competenze prosociali dice all'altro bambino: come usciamo da questo conflitto? È più chiaro adesso? Grazie. L'insieme di intelligenza intrapersonale ed interpersonale nel modello di Daniel Goleman costruisce il nucleo dell'intelligenza emotiva del soggetto. E per noi che facciamo scuola, noi per anni abbiamo avuto spesso come parametro la valutazione del QI, quoziente intellettivo, che misura però molto più le competenze accademiche, quelle per così dire accademiche, cioè
le altre cinque intelligenze, la linguistica, la matematica, la spaziale, eccetera. Mentre quello che dice Goleman è che il QI è molto importante, ma è fondamentale anche il QE, il quoziente emotivo, che misura delle competenze che non sono dentro al quoziente intellettivo. Chi insegna alle medie ha un riferimento immediato sull'importanza di differenziare i due QI, i due quozienti, perché se guardiamo i primi della classe, i bravissimi, noi scopriamo che i bravissimi appartengono a due, si possono suddividere in due sottogruppi. I bravissimi che hanno tanto QI e tanto QE, quindi sono una meraviglia averli in classe, proprio fioriscono, germogliano, spandono meraviglia. E poi abbiamo invece i bravissimi, che quelli che vengono chiamati poi con i secchioni, che però non hanno nessun genere di competenza socio-relazionale, emotiva, eccetera. E questa cosa è ancora più evidente alle superiori, cioè ci sono molti docenti che vedono alcuni loro primissimi della classe, non con ammirazione ma con timore, perché si accorgono che hanno una sanno tutto, apparentemente sanno fare tutto in ambito accademico, ma poi non hanno dentro il saper essere. E quella mancanza di saper essere rischia poi di provocare frantumazione, fragilità, una roba che vediamo tanto in università, no? Alcuni bravissimi alle superiori che nel passaggio all'università devono cambiare città, devono entrare in una nuova rete, gli cambi la struttura e si rompono, si frantumano, perché non riescono più a mettere in, cioè non riescono a far tesoro delle loro competenze accademiche perché non sono supportati dal saper essere. Professore, mi scusi, ma io come faccio ad aiutare un bambino a gestire la rabbia quando sono in classe in un conflitto? Certo, visto che il bambino comunque è una persona che ancora non ha questa sua maturazione a livello, cioè non sa gestire. Certo. Come posso io, adulto, aiutarlo, come aiutare in questo conflitto? Allora, la prima cosa è, da una parte, esercitarlo nell'acquisire le competenze autoregolative proprio con attività. Se io uso l'attività di rilassare, la statua di ghiaccio che c'è lì dentro è un gioco di questo tipo. Sdraiati per terra, tutti duri come una statua di ghiaccio, durissimi, quindi devono avere tutti i muscoli contratti. Io devo, se vi vengo vicino, sentire che siete pietre. Ok, poi voi statua di ghiaccio, improvvisamente venite toccati da un raggio di sole. Il raggio di sole si sposta dalla vostra testa, piano piano, fino ai vostri piedi, nel collo, nelle spalle, nelle braccia. E man mano che io ti do il distretto corporeo, tu lì diventi molle. Alla fine devo sentirti molle, spatasciato come un budino, perché il raggio di sole ti ha sciolto tutto. Ok, questo è un gioco che ai bambini piace tantissimo da fare, possiamo farlo con una... Che cosa sta facendo il loro cervello? Sta controllando uno stato di tensione, lo ha prodotto artificialmente, e poi piano piano lo sta rilasciando. Ora, quando un bambino è arrabbiato, è in uno stato di tensione, quindi io gli posso dire, quando c'è la rabbia, la prima cosa che senti sono i pugni che si stringono. Allora, tutte le volte che ti accorgi che si stringono i pugni, tu ferma tutto, perché l'istinto altrimenti è quello di esplodere e di fare danni. È chiaro, no? Che è un'attività che noi dobbiamo ripetere piano piano nel tempo. La seconda cosa che posso fare è, per esempio, dire a un bambino, quando sei molto arrabbiato fai un segno convenzionale e fermati lì, di siccome sono molto arrabbiato vuol dire che ho bisogno che qualcuno venga ad aiutarmi a gestire il conflitto. Cos'è questa operazione che gli facciamo fare? È andare al secondo piano, cioè invece che buttare fuori, io gli sto dando tutta una serie di strategie artificiali che nella vita normale mica posso usare con
con le altre persone, ma che dentro al nostro contesto educativo, se io ti vedo che tu sei troppo arrabbiato e che mi fai male, io che sono la vittima della tua rabbia, faccio così, e quindi tu immediatamente hai un messaggio che la tua rabbia può farmi male. Tutto questo lavoro è un lavoro di educazione emotiva, cioè cosa stiamo cercando di fare con i bambini? Fargli riconoscere l'emozione che stanno provando, fargli capire che cosa sta succedendo dentro di loro e poi fargli elaborare una strategia per gestire. Se guardate poi in giro un po' nei modelli, per esempio nel Bullo Citrullo, c'è proprio tutto un tema legato a una canzone del piccolo coro dell'Antoniano, dove c'è dentro nel CD un'altra canzone che è la Ciribiricoccola. Ma se mi gira ve la ricordate, no? La Ciribiricoccola, che è proprio quella roba per cui un bambino fa poi un sacco di cose terribili a sua sorella, che lo fa arrabbiare. Quindi quello diventa immediatamente un testo con i bambini su cui possiamo parlare di che cosa possiamo fare o non fare quando siamo arrabbiati. Sono tutte operazioni, se guardate, in cui l'educatore che cosa fa? Mette un intervento che permette al primo piano, che è arrabbiato, di parlare col secondo piano, che invece è quello che costruisce i pensieri, i significati, e quindi blocca l'agito di impulso, partendo dal dato di fatto che la prima programmazione del bambino è agire di impulso. Perché generalmente maestra, Luigi mi ha strappato il foglio, allora io lo strappo pure io. Ok, su quel maestra, già dire ai bambino, invece che urlare, fare così, alzare le mani facendo così, vuol già dire che io sto regolando il tono della voce, sto controllando e sto mantenendo. Potrebbe essere che una roba così la facciamo per 2 giorni, soltanto, e per 2 giorni attenzioniamo tutta questa cosa qua. Mi collego alla mia collega chiedendo questo: ma quando io mi sono attivata a gestire la paura del bambino in un certo modo, questo bambino potrebbe avere paura anche a casa in una situazione diversa dalla scuola, e il genitore non gestisce il bambino nello stesso modo, peggio, i nonni dove lo mandano, peggio, la tata. Quindi tutti questi bambini che non hanno sempre lo stesso riferimento quando sono a casa, noi educatori, insegnanti, come possiamo fare per avere continuità e far sì che quello che noi cerchiamo con tutti gli sforzi di fare a scuola venga anche fatto a casa? Ma questo da una parte è il tema di costruire una mente adulta comune, cioè dovremmo fare tutta questa attività formativa ed educativa anche con i genitori. L'altro aspetto però è questo, cioè non dimenticatevi mai che i bambini, quando trovano un adulto competente, che è base sicura, sanno che lì dentro c'è la roba giusta. Cioè molte volte a me capita, no, nelle separazioni molto conflittuali, dove un genitore è disperato perché l'altro genitore, quando ha i bambini, non ne fa una giusta, e però è talmente litigato con l'ex coniuge che non c'è modo di trovare una mediazione. Quindi io costruisco tutta la settimana le cose bene e poi nel weekend viene fuori il disastro, che è una storia molto frequente. E uno si dice: i bambini sono rovinati. No, la risposta è che i bambini guardano tutto. E magari cosa fanno i bambini, tra l'altro? Si arrabbiano tantissimo col genitore competente. E il genitore competente, che gli fa sostenere la fatica, la frustrazione, è quello che si prende il peggio dai propri, quello che fa più fatica è spesso quello che si prende il peggio. Però attenzione, che non è che tutto quello che facciamo serve ai bambini a farli star male, perché mettono dentro tutto. Quando un adulto riguarda la storia di separazione dei suoi genitori, ha perfettamente presente chi è l'adulto che non ha mai smesso di continuare a lavorare sulla sua crescita, e l'altro adulto invece di quant'era in qualche modo dismissivo. Cioè
nel piano poi cognitivo dell'adulto tutto è rimesso in prospettiva. Quindi quando io lavoro con un genitore, dico, siccome non c'è qua l'altro genitore, non è che noi lo possiamo cambiare. Siccome litigate sempre, non è che noi possiamo trovare un accordo se lui non vuole trovarlo. Però questo non toglie che lei deve continuare a fare il buon mestiere che serve a suo figlio. Perché se anche in questo momento sembra che non serva a niente, se voi a scuola comunque lavorate bene, poi a casa è tutto un disastro, è chiaro che il bambino sarà nel caos. Ma se riconosce voi, una volta, proprio per darvi un esempio, una volta la mia figlia Alice torna a casa e dice, c'erano le Spice Girl. Ho scoperto cosa vuole dire Spice Girl. Bambine dello spazio, ragazze dello spazio. Ho detto no, vuol dire speziate, pepatelle, non dello spazio. E lei mi risponde, eh no papà, l'ha detto la maestra. Ora, per me questa, l'errore della maestra sostenuto così bene dalla bambina, è una ricchezza incredibile, perché mi fa dire che su tutta la parte, e infatti io non ho più a tempo tutta la vita per scoprire che Spice non è una questione di vita, ma sentire quell'autorevolezza, il fatto che un bambino dice l'ha detto la maestra, e che quella maestra o quel maestro ha quell'autorevolezza per cui, no, entra proprio in gioco con la figura di attaccamento su un aspetto, per me è un valore enorme, enorme. Per lei però spesso non lo è per i genitori. E no? Quella però è fragilità del genitore. Spesso si rivolta. Allora, qua quando vi accorgete che il genitore poi vi fa l'attacco frontale, come si permette lei o... Allora, da una parte, se io ho fatto questo errorino di Spice o Space, io dirò al genitore grazie, perché non lo sapevo, ho fatto veramente un errore e mi dispiace, ci sto attentissimo a non farne mai, ma lei non sa quanto le sono grato. Cioè noi dobbiamo sempre spostare il genitore in agonismo dal sistema motivazionale agonistico al sistema motivazionale cooperativo. Io se ho fatto un errore e sono un buon insegnante, non ho bisogno di dirti, ah però il mio errore non è proprio un errore, hai ragione, quella roba lì l'ho proprio sbagliata, ci sto attento la prossima volta e non sbaglio più, grazie che me l'hai detto, ti sono veramente, non c'è niente che spiazza di più un genitore che vuole farti la guerra nel dire, ma sa che lei ha proprio ragione, sapete che cosa vuol dire? Collassa. Dopodiché, invece, su questioni molto più importanti, come si è permesso lei di fare o dire, ha ragione, forse ho proprio sbagliato, ma lei, quando suo figlio a casa fa tutta questa roba qua, probabilmente riesce a gestirlo in un altro modo, mi dia il suo segreto, perché io ancora non lo so e probabilmente lei che è molto, lei è il vero esperto del suo bambino, sa come si gestiscono alcune cose del suo bambino che io ancora non so, quindi abbiamo proprio bisogno di farle uguali insieme e noi ritorniamo nell'assetto cooperativo. Quindi il primo passo è quello di creare un'alleanza educativa pedagogica con la famiglia, cioè trainare sempre la famiglia. Sempre. L'altra cosa è che se voi vi accorgete che la cosa più potente che vi arriva quando c'è un genitore che chiede, che dialoga con voi, è che la sua emozione vi arriva più potente di qualsiasi cosa che sta dicendo, cioè o è molto arrabbiato, o è molto ansioso, o è molto impaurito. Non state dentro a cosa vi sta dicendo, cioè fermatevi e dite, ma lei è veramente tanto arrabbiata oggi? Ma perché? Cioè, sa che la rabbia è l'emozione che si esprime con uno che consideriamo un nemico. Cioè, partiamo da questo. Guardi che io sono il più grande alleato che lei può avere per l'educazione del suo bambino. Quindi se mi vede un nemico, fermiamoci subito e mi dica perché è così arrabbiato. Oppure, se è così in ansia, mi spieghi, ma che paura ha? Cioè, qual è la peggiore? Una domanda che spesso facciamo proprio anche da terapeuti ai pazienti. Quando, non so, deve andare a fare una gita, adesso molti genitori, assolutamente, ok, ma qual è la peggiore delle cose che può capitare al suo bambino quando viene in gita? Che il pullman fa un incidente, ok. Quanti bambini nel suo paese sono morti in un incidente col pullman?
col pullman della scuola, se non ce n'è morto neanche uno, diciamo, abbiamo buone probabilità che questo bambino torni vivo, perché gli dobbiamo togliere una roba così bella attaccandoci. Una volta una mamma non voleva far andare il bambino a una roba in un parco giochi perché forse ci sono i pedofili. Allora la cosa che abbiamo fatto è stato cercare pedofilo in azione a Gardaland col motore di ricerca. Mai uno. Ho detto: guardi signora, se ce n'è uno è lì da 20 anni che sta aspettando che perché noi sorridiamo, ma immediatamente una persona vede che quella roba lì forse è una paura che appartiene al genitore e che facciamo meglio a non dare al nostro bambino. E a quel punto, ecco, il lavoro del terapeuta spesso è: ma perché lei è così impaurita? Cioè, dove l'ha imparata? E spesso scopriamo, no, che c'è una storia alle spalle che ha messo dentro qualcosa che io fatico a gestire. Ecco che noi siamo una buona occasione per non far più succedere questa cosa anche nella generazione dei suoi figli. Quindi, mi scusi dottor Pelai, ma il poter, come scuola, no? Una scuola che è in crescita, dove c'è entusiasmo, dove i genitori iniziano veramente a rendersi conto che è una scuola che crede nel valore dei bambini, della famiglia e della comunità, poter iniziare, io dico quest'anno, a proporre alle famiglie in maniera molto tranquilla e non obbligatoria degli incontri per un confronto anche tra di noi, potrebbe essere un modo per... Quello è certamente un modo che viene usato tanto dalle scuole. Un altro modo può essere che scegliete una canzone che i bambini imparano e poi gli dite ai bambini: fatela imparare anche i vostri genitori, leggete un libro che parla della rabbia, della paura a scuola e poi dite: se voi bambini volete potete portarla a casa e ve lo fate leggere anche dai vostri genitori. Ci sono un sacco di cose che la scuola può, il bambino porta a casa il libro ai suoi genitori e poi magari la sua mamma e il suo papà non glielo vogliono leggere. Allora lo riporta a scuola, l'avete letto insieme? No, pazienza, per fortuna che l'abbiamo letto in classe noi, quindi la storia la sai. Volevo chiedere una cosa, lei ha detto che il genitore fa fatica ad accettare le frustrazioni del proprio figlio, però questa capacità permette al bambino di crescere. Ti può aiutare mi può dire così come potrei aiutare una famiglia ad accettare la frustrazione? Ma per esempio il fatto, no, che ci sono bambini che ancora fanno colazione con il biberon, che non fanno colazione se non c'è lo smartphone acceso con cui interagire. Cioè dirgli: guardate che questa roba qua dovete proprio cambiare, cioè bisogna produrre il cambiamento, come ha fatto il genitore di Piper. Cioè a un certo punto gli ha detto: guarda, io non te ne porto più il becco, non te lo riempio. Cioè esporre il genitore alla fatica di produrre un cambiamento. Al genitore gli piacerebbe tantissimo questa roba, che quando fa fare al bambino qualcosa che non gli piace, il bambino lo guarda e gli dice: sei un genitore meraviglioso che mi fai fare fatica, come ti voglio bene quando mi dai le regole, mi dai i limiti. Ecco, come se dare regole e limiti fosse dare al bambino un vassoio di pasticcini. Dire a un genitore: non funziona così. Guarda che quando tu fai l'adulto, su alcuni passaggi, cioè la crescita non è mai a costo zero per il bambino, ci deve mettere un plus, perché altrimenti saremmo tutti cresciuti ed evoluti e non ci sarebbe bisogno dell'educatore. Quindi prova a tollerare, ecco, dire anche: tu tollera le reazioni del tuo bambino, poi domani ne parliamo insieme, guardiamo che cosa è successo. Prova un po' a stare dentro al cambiamento, senza immaginare che quel cambiamento, perché poi il genitore dice: è mortale, è mortifero. Io vi do questo esempio. In chiesa è successo 3 settimane fa, era una messa affollatissima, io mi trovo casualmente vicino a 3 famiglie che hanno bambini tra i 2 e i 3 anni,
in una, è chiaramente un contesto impegnativo, no? Però mai come, cioè, se una famiglia si porta il bambino a messa dai primi giorni, quella, tu gli fai fare proprio un allenamento dove tollera la frustrazione e piano piano acquista un'abitudine che poi ha tutta una serie di, non è obbligatorio farlo, ma si può anche fare. Quindi loro fanno questa roba, però il primo bambino, ma nel giro di 3 minuti, dice a suo papà: dammi lo smartphone, e istantaneamente lo riceve. Io ce l'ho proprio di fianco, e quello che succede a quel bambino è che per un'ora lui sta zitto, in silenzio, muto, non guarda e non sente più niente, e dentro al suo smartphone c'è una macchinina che continua a correre, nient'altro. Scusate, quella è proprio per me un'esperienza dissociativa, cioè dove arriva uno stimolo che tu riconosci, eccetera. La seconda bambina, dopo 5 minuti, fa vedere che quel bambino lì ha lo smartphone e dice: anch'io, anch'io. I genitori resistono un po', in realtà poi l'accomodano nel passeggino e le danno lo smartphone in mano. E quindi da quel momento abbiamo perso anche lei. Lei invece si guarda dei video su YouTube senza il sonoro. Di sicuro fa qualche attivazione in più. Il terzo bambino non lo chiede neanche lo smartphone, probabilmente perché non è nello stile della famiglia dargli lo smartphone, e quindi di sicuro rende molto più impegnativa la messa dei suoi, quella permanenza in chiesa. Però quello che scopro è che lui, per esempio, si sposta dal papà, va un po' in braccio alla mamma. Quando in braccio alla mamma è ad altezza di sguardo di tutte le altre, siccome c'è tantissima gente, lui comincia un gioco di ingaggio dello sguardo con le persone finché trova quello che si sintonizza con lui, e ci sta dentro 5 minuti a quella roba lì, eh? Mio figlio Jacopo era uno di quelli, sono stati lì almeno 8, lui rideva, il bambino rideva, gli faceva l'occhiolino al bambino, fino a quando, arrivato a saturazione, basta questa roba qua. Quindi lui scendeva, si muoveva un po' in giro, poi andava in braccio al papà e ricominciava la stessa roba con un altro. Nel frattempo riusciva a stare in silenzio. Quando si agitava un po', il genitore lo guardava, lo portava a guardare i quadri che c'erano appesi in chiesa. Ecco, io vi dico, se fossi stato un neuroscienziato che entra dentro i cervelli dei tre bambini, vi dico che il terzo cervello è quello che è fiorito di più, è quello che ha imparato più cose in assoluto, secondo il modello, ed è anche quello che quando tornerà in chiesa a messa a 6, 7, 8, 9 anni, riuscirà probabilmente a coglierne molti più aspetti, perché sa stare nelle cose che non sono eccitanti o divertenti subito. Quindi questa è un po' la cosa che mi verrebbe da fare. Avessi girato quel video di questi tre bambini che interagiscono, non è che mi viene da dire, non è che i genitori stanno facendo un errore, no? Fondamentalmente stanno tutti intrattenendo i loro bambini affinché io adulto, però se tu la guardi nella prospettiva di che cosa deve imparare il tuo bambino, allora di sicuro il terzo bambino alla fine è quello che si porterà a casa più cose da quell'esperienza. Grazie. Rispetto all'insicurezza, l'insicurezza che è uno degli aspetti che si rilevano soprattutto post-Covid, no? Mi trovo talvolta potente un po', un termine un po' forte, però dicendogli: guarda che non c'è problema, se sbagli, no, non è efficace questa cosa. Mi rendo conto che non è efficace. E lì l'autorizzazione all'errore deve arrivare potente proprio anche dal genitore, che spesso ha invece un modello molto performativo, per cui in realtà l'approccio è proprio quello, che se sbagli domani il sole sorge uguale lo stesso, non muore nessuno e non cambia niente. Per me, con gli adolescenti che hanno l'attacco di panico prima del compito in classe, no? Interessantissimo, perché gli dici: mamma mia, attacco di panico prima del compito di latino, perché cosa hai preso nel penultimo compito? 8. Uno dice: l'avrà quello che ha preso C. 8, benissimo, no? Puoi prendere 4, 8 più 4, 12, 6 ti promuovono uguale. Puoi stare... E tra l'altro è chiaro che ha l'attacco di panico perché non vorrà mai prendere 4. E quindi non basta questa roba qua. E il lavoro che faccio io col paziente è dirgli questo. Allora, noi come obiettivo
abbiamo di far succedere la peggiore delle catastrofi per cui tu sei così attivato. Devi prendere, quanti 5, quanti 4 hai preso l'anno scorso? Spesso non ne hanno mai preso uno, ecco perché sei così in crisi. Bisogna fare, devi prendere almeno un 4 o 5, devi prendere almeno una nota quest'anno scolastico. Quindi quando torna, quando torna la settimana dopo, quando torna la settimana dopo, la prima domanda è: hai preso 4 questa settimana? No, malissimo. Che cosa fa? Per la prima volta, che cosa fa il ragazzo? Sorride nella prospettiva, non ha più quella roba lì, non gli viene da ridere. Io, uno dei miei figli, Alice, è davvero una che è costruita, è il contrario di Pietro, che è costruito cos'ha. Ma a lei, che effettivamente non è abituata alla sconfitta, abbiamo, alle superiori, abbiamo cominciato a dire, glielo dicevano anche i suoi fratelli, grande, Alice non ne possiamo più, e gli diceva: ma Alice, quest'anno devi prendere almeno un brutto voto, basta, noi non ne possiamo più, anche noi mamma e papà. Quindi il giorno che lei ha preso un brutto voto in matematica, è entrata in casa sorridendo, ci ha detto: oggi vi faccio felici. Noi non sapevamo perché. Cos'è? Ho preso 5 e noi abbiamo davvero festeggiato, abbiamo preso una torta, abbiamo festeggiato l'evento, perché questa roba qua non cambia il suo modo di funzionare nella vita, lei ha sempre quella, ma le dice che non succede niente se tu vai incontro a una sconfitta. Quella roba lì effettivamente a molti bambini e bambine, a parole, poi lì è proprio i due emisferi, no? Che uno ti dice puoi davvero sbagliare, ma nella testa fa come un pazzo tutte le operazioni per cui tu nella tua vita non vai mai dentro all'esperienza dell'errore. Quindi questo è proprio un lavoro da fare tanto con i grandi, cioè, e con, per esempio, con i bambini, raccontare tantissimo le robe dove le hai fatte tutte sbagliate. Una delle storie proprio che io, quando erano bambini, mia moglie doveva raccontare di quella volta che per prendere un'oliva in una cena di gala l'ha fatta finire in faccia proprio al preside dell'università, e tutti hanno cominciato a ridere, lei sarebbe morta. Questa esperienza loro li faceva schiantare, siamo rimasti tutti vivi, possiamo parlarne, possiamo riderne. Grazie. Ovviamente sulla valutazione bisogna lavorare anche con i genitori, certo. No? Perché spesso noi facciamo il lavoro, come ha detto lei, no? Facendo capire che il voto non è tutto nella vita, poi spesso i ragazzini arrivano a casa convinti da quello che ha detto il docente, ma come dire... A casa diventano matti. A casa c'è il genitore, come mai mio figlio, come fa a migliorare, ma perché? Ma anche in primaria con il cambio del sistema di valutazione che c'è stato, abbiamo dovuto fare PowerPoint, lezioni prima per i genitori, e tuttora ancora non hanno capito, no? I vari livelli, cioè la preoccupazione spesso parte proprio dal genitore che la trasmette al bambino. Il lavoro che dice lei del maestro che magari cerca di convincere, non ci viene verificato quello che... Eh sì. Ne abbiamo dette abbastanza. ci ha stimolato abbastanza alla riflessione, al lavoro a casa. Sì. Ma possiamo invitarlo ancora? Come lo ancora? Ma io ve ne ho già dette talmente tante che ormai le sapete tutte. No, non lo vedo. Magari incontrare i genitori sì. Magari in casa madre. Sì, sì, ma adesso cominciamo. Allora, abbiamo aperto un portone, abbiamo l'indirizzo, abbiamo tutto, poi ci concordiamo con il dottore. Noi ringraziamo di cuore, veramente un grazie di cuore che si esprime attraverso un applauso, ma è poca roba, ma credo che soprattutto tutto quello che ha suscitato in competenze, in domande,
il lavoro a casa. Ecco, quindi veramente grazie di cuore. Grazie a voi. Come mamme, come papà ci ho messo in crisi e questo è buon segno. Bene, poi anche volevo dire un grazie maggiore per la sua serenità e la sua gioia. Grazie. Perché grazie a voi. E poi certo si apre una, chissà, forse una nuova collaborazione, con l'Istituto Ravasco. Io esco di casa e sono lì. Noi salutiamo il professore perché a Luna ha il volo, cioè ci lascia da qui per andare verso Fiumicino. Lo ringraziamo di questa fatica, altamente, veramente per noi è stato non bello, molto di più. Quindi il desiderio di ripeterlo è bello. E a voi buon anno di scuola. Grazie ancora. Abbiamo iniziato il 13, ci ritroviamo per il pranzo. Va bene?